Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo anche questo pomeriggio di formazione. Pomeriggio che prima di entrare nell'argomento del convegno ho chiesto scusa ai relatori, ma devo fare alcune così, comunicazioni di servizio. Parto da una constatazione che anche se vi scrivo mail continuamente di venire a ritirare i fascicoli di parte, non venite a ritirarli. Questo ha comportato due problemi. Uno, una quantità di problemi di fascicoli giacenti enormi, e due, dover assumere una persona alcune ore al giorno perché li sistemi. Qualcuno di voi ieri ha già ricevuto una mia mail personale, che sono tutte personalizzate e indirizzate, uno per ciascuno, non sono mail circolari, per cui se l'avete ricevuta perché ci sono dei fascicoli. Abbiamo sistemato, cioè hanno sistemato la lettera A e la lettera B, per cui entro la settimana prossima tutti coloro che hanno il cognome che inizia per A o per B bisogna che vengano a vedere se ci sono i suoi fascicoli, perché io mando le mail a quelli che ne hanno più di tre, cioè non posso fare le mail a tutti perché lo scriverei a tutto l'albo. Però non è detto che chi ha la A e la B non abbia ricevuto la mail, non ci siano suoi fascicoli, per cui per favore veniteli a prendere, anche perché in cancelleria ce ne sono giacenti altri 200 che, finito questa tornata, ci sarà la seconda tornata. Questo vale anche per i penalisti, perché ho visto che molti sono domiciliatari dell'uno o dell'altro, di colleghi di fuori Modena, per cui ci sono anche fascicoli di colleghi che solitamente non fanno civile ma che hanno dei fascicoli giacenti, per cui per favore cercate di essere collaborativi, perché altrimenti è un servizio che va a cessare, e sapete che il tribunale non li può più gestire, conseguentemente i fascicoli di parte non sappiamo che fine faranno, per cui vi chiedo per favore questa collaborazione almeno per il prossimo mese. Venendo invece all'argomento di oggi, io mi sono distanziata da loro perché se dopo tirate i pomodori o altri oggetti non vorrei essere colpita, ma perché abbiamo cercato di fare questo evento sul nuovo regolamento europeo privacy con due mesi di anticipo rispetto all'entrata in vigore, proprio perché gli incombenti sono tanti e cambierà radicalmente la metodologia rispetto al passato, non solo per gli studi professionali, e qui dopo i nostri relatori, che ringrazio, sia l'avvocato Zironi che l'avvocato Colomba, che si rendono disponibili a studiare in anteprima sempre queste normative per noi, ma probabilmente anche l'ordine dovrà adeguarsi, ma avremo bisogno della vostra collaborazione per una raccolta di dati che adesso speriamo di non dover chiedere il consenso per ogni singolo avvocato, perché altrimenti credo che manderemo in crisi la segreteria. Adesso l'avvocato Zironi sta cercando di capire se possiamo approfittare di una specie di silenzio assenso o qualcosa del genere. Per cui anche da parte dell'ordine verrete coinvolti per queste nuove procedure che dobbiamo assolutamente adottare. Per cui, visto che gli interventi saranno anche abbastanza lunghi, ma anche perché speriamo dopo ci siano delle domande, che qualcuno abbia già letto almeno il materiale che vi è stato anticipato via mail, proprio perché oggi vi sia stata data la possibilità di conoscere già alcuni problemi che il nuovo regolamento
presenta, così dopo cerchiamo anche di chiarirci completamente le idee. Torno a dire, c'è dei posti qua davanti, chi è in piedi si può venire a sedere, stare tutto il pomeriggio in piedi se volete fare ginnastica. Per cui lascio la parola all'avvocato Zironi che, se è rimasta la scaletta che conoscevo io, inizia proprio con la parte normativa, giusto? Insomma, non è che abbiamo distinto parte, abbiamo diviso solo gli argomenti. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Dai, quelli in fondo però là in piedi mi fa sembra il teatro comunale con l'ultimo. Venite a sedere, ci sono dei posti qui davanti, per voi forse più comodo. Comunque va bene. Premessa. Non lo so se oggi io e Vittorio riusciremo a parlarvi di tutti gli argomenti che questo regolamento ha preso in considerazione, e più che altro se riusciremo a parlare di tutti, e nello specifico per ognuno degli argomenti riusciremo ad andare nella nostra attività, perché comunque alcuni non è detto che siano applicabili, lo si potrebbe capire anche in un secondo momento. Prima premessa. Seconda premessa di ordine generale, ma più che altro di ordine sistematico normativo: il regolamento diventa norma efficace diretta dal 26 di maggio del 2018, e quindi è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Però il nostro legislatore ha fatto tre normative a fine anno, la legge di delegazione europea, la legge europea e la legge di bilancio, dove è andato a toccare il codice privacy, l'attuale codice privacy. Perché lo chiamo attuale? Perché di fatto il regolamento non abroga il codice privacy, il regolamento abroga la direttiva 9546, che è la direttiva sulla cui base però abbiamo fatto il codice privacy. Quindi se volessimo iniziare a complicarci la vita, proviamo a capire adesso cosa rimane vivo o cosa non rimane vivo del vecchio codice privacy, allora potremo parlare solo di quello che però non sarebbe utile per nessuno. Quindi di fatto il regolamento non diventerà forse l'unica norma obbligatoria nel nostro paese e in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, ma si affiancherà ad altre norme. Senza però il famoso fenomeno che avveniva per le direttive, che invece erano direttamente applicabili solo per le norme chiare, concise, eccetera, no? La diretta applicabilità, mentre invece questo regolamento è legge, come tutti i regolamenti dell'Unione Europea. E quindi bisognerà comunque aspettare in prossimità della scadenza, e penso anche dopo la scadenza, quindi dopo il 25 maggio, come il nostro legislatore attuerà per esempio la legge di delegazione europea, che ha una scadenza di 6 mesi, dove espressamente dice che dà mandato al governo per emanare un decreto legislativo nei 6 mesi che serva ad abrogare, modificare, coordinare le due normative, cioè il codice privacy nei confronti del regolamento europeo. Quindi se adesso io dovessi darvi un'informativa in questo momento, in tempo reale, un'informativa, articolo 13, io userei i due articoli 13, perché casualmente l'unica cosa che è rimasta praticamente identica sono i due articoli dell'informativa. Articolo 13 era l'informativa del codice privacy, è rimasto articolo 13 nel regolamento. Il regolamento poi ne ha introdotto un'altra e dopo la esamineremo, ma abbastanza velocemente. Ciò detto, oltre alle norme di rango primario abbiamo gli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea, di cui ancora nulla si sa, le linee guida del gruppo di lavoro 29, che è un gruppo di lavoro costituito ad hoc sulla privacy, che hanno già fatto due linee guida, già approvate, deliberate, già approvate, sulla portabilità dei dati e sul responsabile della protezione dei dati, quindi sono già atti esecutivi, e poi abbiamo le indicazioni del garante, o le linee guida del nostro garante. Il garante rimane garante, non si chiama più garante, si chiama autorità di controllo, ma non cambia niente.
Le autorizzazioni generali, per farvi capire, quelle che ogni anno vengono rinnovate di volta in volta, che sono relative anche a noi professionisti, no? Perché ci sono quelle sui i dati sensibili in materia di trattamento dei contratti di lavoro, quella serie di autorizzazioni generali che ha creato il Garante anni fa e che vengono di anno in anno rinnovate, nell'ultimo rinnovo sono state rese efficaci fino al 25 maggio 2018. Cioè gli hanno dato una durata, un'efficacia non di un anno ma di un anno e cinque mesi. Per capire che anche il Garante ha pensato bene, intanto le portiamo fino a maggio, poi vediamo cosa succede. E quindi, e di questi provvedimenti del Garante ce ne sono tanti, c'è per esempio il provvedimento generale sull'amministratore di sistema, anche quello comunque lo teniamo per buono per adesso, perché non è che solo perché c'è il regolamento tutto ciò cade, dovremmo andarlo un po' ad incastrare. Spero non in un'interpretazione di norme di primo grado, secondo grado, terzo grado, sennò diventiamo anche oltretutto matti nel capire come dobbiamo adeguarci a questa nuova normativa. Fatta questa premessa di ordine, chiamiamola così, sistematico, possiamo dire, come l'abbiamo detto l'anno scorso, a luglio, Daniela, cos'era? Quando c'era il collega Micozzi, 14 luglio, che l'impostazione è un po' cambiata. Io uso un po', perché tra i due interventi io sono quello cattivo, invece Vittorio è quello buono, ok? Così ci capiamo. Io sono quello che vi racconterò gli aspetti forse meno simpatici, Vittorio spera di riuscire più simpatico, ma perché abbiamo cercato di dare un'impostazione al pomeriggio che non sia solo didascalica di una serie di adempimenti che dobbiamo fare, ma anche che questa normativa la si potrebbe sfruttare anche sotto un altro profilo. Poi vedremo, non vi lascio la sorpresa, però non ve lo dico così, lascio la sorpresa a Vittorio. Allora, il fenomeno o comunque il sistema nuovo di questa normativa è che non è più una normativa come noi siamo abituati a vedercela in materia di privacy, ma a vederci, secondo me, tutte le nostre normative, non è più un sistema statico e impositivo, cioè non dice bene la privacy perché tu sia conforme necessita di due punti A, B, C, D, E, F, G e una serie di elenco di adempimenti che erano quelli delle misure minime di sicurezza, il vecchio documento programmatico sulla sicurezza dei dati, vi ricordate quando bisognava dargli data certa, farlo per lo studio, dargli data certa andando in posta col timbro postale, che poi l'hanno abrogato con delle normative successive. Questo regolamento ha un sistema e un approccio diverso, loro lo chiamano l'approccio dell'accountability, che piace molto sempre il termine inglese, cioè della responsabilizzazione sostanziale. Vuol dire che chi tratta dati deve avere una visione integrata degli aspetti informatici, giuridici ed organizzativi della propria struttura, dalla più piccola alla più grande, con tutte le esenzioni del caso, ok? Io adesso sto facendo un discorso di carattere generale, poi proverò, se il tempo me lo permetterà o eventualmente anche finite le nostre relazioni, nel confronto che avremo con voi, di provare a entrare nel dettaglio. Io l'ho fatto soltanto per una figura e dopo ve lo racconto. Ciò detto, la filiera privacy è rimasta quella. Cos'è la filiera privacy? I soggetti attori, tra virgolette, di questa normativa. Il titolare, cioè chi tratta i dati. Il responsabile del trattamento, che ha cambiato radicalmente la sua natura e le sue responsabilità. Il responsabile adesso è un vero responsabile dal punto di vista giuridico, e vedremo dopo. Sempre in maniera abbastanza veloce, ma lo dice espressamente la norma, articolo 28 del regolamento. Gli incaricati non esistono più con il termine incaricati, quelli che di solito noi nell'informativa mettavamo come terzo soggetto che indicavamo nell'informativa che avevamo preparato tempo fa e che consegnavamo ai nostri clienti, che individuavamo o nei praticanti e o nello staff di segreteria, ok? Bene. E queste tre figure sono rimaste, non si chiamano più incaricati, vengono chiamati chiunque agisce sotto l'autorità del titolare o sotto l'autorità dell'incaricato debitamente istruito,
quindi non cambia, io devo comunque dare agli incaricati, nel momento in cui li ho individuati, se ci sono delle istruzioni per lavorare i dati personali. E questo, la filiera è rimasta uguale. Un'altra considerazione importante rispetto al sistema previgente è che l'ambito di applicazione di questo regolamento è relativo solo ed esclusivamente ai dati personali. Cioè, questo regolamento non tutela i dati delle persone giuridiche. Questo regolamento è nato concettualmente per tutelare i dati delle persone fisiche. Lo dice proprio nell'ambito di applicazione, il primo articolo. Tenete conto anche di un altro aspetto che secondo me comunque, per chi fa il nostro mestiere, uno deve ricordarselo. Il regolamento è 99 articoli e i considerando sono 173, quindi è un corpo normativo impegnativo. Nella normativa del legislatore europeo il considerando è importante, non è il nostro premesso visto l'articolo, vista la legge, visto qua, no? Quando noi le nostre leggi le facciamo sempre, o anche i provvedimenti di natura in particolare amministrativa, li anticipiamo con visto, 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 visto. Questo c'ha 173 considerando, ognuno dei quali è collegato, o uno o più di uno di questi considerando è collegato alla norma. Quindi la norma ha il considerando come norma presupposta. Quindi quando lo devo andare poi anche solo a leggere o anche ad usare professionalmente, non dimenticatevi che andrebbe guardato il considerando relativo alla norma. E quindi qua già bisogna stare un pochino più attenti, cioè non basta il tenore letterale dell'articolo, ma bisognerebbe guardare il considerando che su quell'articolo viene espressamente richiamato. Quindi la filiera è rimasta uguale, la filosofia è diversa, ed è diversa perché sono cambiate le responsabilità. Partendo dal soggetto che anche nella lettura in ordine cronologico degli articoli del paragrafo è quello che viene immediatamente individuato, cioè il titolare, questo adesso è una figura che ha un ruolo più attivo, il regolamento lo chiama ruolo proattivo, no? Perché è quello che, valutato il suo contesto, e quindi qui noi dobbiamo dire valutati i nostri studi, dobbiamo capire, sulla base di questa visione informatica, giuridica ed organizzativa, quali sono le misure che devo adottare per non mettere a rischio i dati personali dei clienti che tratto. Altra definizione che serve, e che è parallela, ma comunque io vi butto lì le cose anche senza un vero ordine delle norme, però man mano che parlo e mi vengono in mente, e che non è cambiata, anche se sono cambiate le definizioni, i dati sono sempre classificati secondo lo stesso sistema. Cioè io ho i dati personali, ok, che non vengono neanche definiti in una norma specifica, sono indicati nella definizione dell'articolo 1. Poi ho i vecchi dati sensibili, che vengono chiamati categorie particolari di dati personali, ma che sono i dati sensibili. Ci hanno aggiunto però i dati genetici, biometrici, poi ci sono i soliti, convenzioni politiche, religiose, vita sessuale, orientamenti sessuali, e poi questo è l'articolo 9. Nell'articolo 10 invece ho i dati relativi a condanne penali e reati, quelli che una volta erano chiamati dati giudiziari. Ok? Quindi le tre tipologie di dati sono immutate, però sempre solo riferiti alle persone fisiche, non alle persone giuridiche. Ok? Quindi la prima cosa che a me verrebbe da pensare, se dovessi fare la procedura di assessment, così la chiamano, no? Cioè di valutazione del mio rischio in studio, è divido i dati, cioè classifico i dati, quanti dati ordinari ho e quanti dati appartenenti alla categoria particolare, cioè sensibili, e o quanti dati alla terza categoria ho. Perché per dire, non quanti perché li devo quantificare, però comunque
dovrei crearmi uno schema, un foglio di Excel, no? Per iniziare. E da dove inizio? A me verrebbe da dirvi, ma sto parlando con voi come se fosse la prima volta, perché il ragionamento non l'abbiamo fatto neanche io e Vittorio, quindi anche Vittorio mi ascolta, ma potrebbe avere un'idea diversa, quindi dopo eventualmente ce la racconta. Però io, come primo approccio, mi verrebbe da dire da dove parto? Premesso che non ho moduli, non ho niente, non ho niente. Però devo certificarlo, deve essere dimostrabile se mi fanno il controllo, dice il regolamento. Allora qua sono già in castagna, se lo devo dimostrare, cosa faccio? Me lo tengo nella testa? No. Lo devo da qualche parte scrivere. Poi vedremo che forse il garante italiano ci ha già dato una mano su dove scriverlo. Quindi classifico i dati. Quando li ho classificati, inizio a guardare quanti ne ho cartacei, quanti ne ho automatizzati. Cioè quanti ne ho sulla carta e o quanti ne ho salvati in qualunque formato informatico, no? In Word, in PDF, cioè quindi tutti i miei fascicoli, che presumibilmente sono sempre tutti misti, no? Mezzo carta, o probabilmente molta della carta adesso è anche informatica, se non tutta, visto il processo civile telematico, il processo amministrativo telematico. Qua sarazzano un po' i penalisti, penso, no? Che sono gli unici che non hanno un processo telematico, hanno tutto cartaceo e ancora usano il fax, quindi li consideriamo ancora dei primitivi. Per le notifiche usano il fax, quindi sono dei primitivi, in senso buono sono dei primitivi, perché poi i dati sensibili forse loro ce li hanno quasi sempre mi viene da dire, a parte chi fa del penale societario, adesso io mi invento le cose, quindi anche se ho una collega penalista in studio, ma non è che sono andato a chiedere quali sono le sue tipologie di dati. Quindi classifico i dati e guardo come li ho organizzati e come li sto trattando. E questo è il primo passaggio. Poi, usando sempre il regolamento e facendo un salto sempre sul numero degli articoli, il vecchio dato me lo tengo così com'è, eccetera. Però poi questo regolamento dice una cosa che è un po' simile a quello di cui parlavamo negli scorsi incontri, quando io dicevo non tenete sul tavolo i fascicoli dei clienti quando ricevete un cliente, andate in sala riunioni con il tavolo vuoto, no? Anonimizzate i fascicoli. Questo regolamento lo impone. Articolo 25, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita. Questo è riferito in particolare ai dati di natura informatica. Però, teoricamente, è quella che viene chiamata privacy by design e privacy by default. Ok? Che trovate in questo che vedete nel video è quella guida che vi ho mandato, che vi ha mandato l'ordine 2 giorni fa, 3 giorni fa, che è la guida redatta dal garante della privacy, che è fatta bene, quindi sicuramente il nostro approccio nuovo a eventualmente nuovi dati personali deve essere diverso. Probabilmente inventeranno, comunque scriveranno dei software particolari, ma io penso che usare le iniziali e usare un codice numerico io lo vedo fare abbastanza spesso, specialmente negli studi forse più strutturati, che hanno una struttura amministrativa importante, e che potrebbero essere anche studi che ci sono qui da noi a Modena, ma e non solo a Modena, sicuramente negli studi milanesi e negli studi di law firm usano dei sistemi sicuramente più anonimi di quelli che tuttora usiamo noi. Io poi parlo benissimo a voi quando vengo a parlare di questi argomenti, ma non è detto che sia così bravo a razzolare in studio, no? Perché poi alla fine io ho l'unica mia pregio è che, essendo della Vergine, sono ordinato, allora tengo tutto abbastanza ordinato, ma non è che tutti i miei fascicoli siano veramente anonimi e abbiano un codice o abbiano un iniziale, perché essendo poi un po' anziano dopo sono capace di dimenticarmi sicuramente. Però farsi un foglio di Excel e farsi quindi una banca dati dove ad ogni codice o iniziale associo comunque il cliente, non mi sembra una cosa così
pretenziosa, no? Bisognerebbe iniziare da sempre adesso, perché adesso diventa veramente quasi un obbligo normativo. E qui penso che non ci sia niente di particolare o di così nuovo rispetto al regolamento. Quello che invece mi ha un po' fatto pensare quando sono andato a vedere la figura del titolare. Quindi sono partito dalla filiera dei tre soggetti, che sono sempre quelli, titolare, responsabile e incaricato. L'incaricato non dà problematiche, basta che io lo istruisca e lo formi, però non cambia niente. Le istruzioni dell'incaricato, proviamo insieme a capire chi potrebbe essere l'incaricato. Ma sul titolare mi sono fatto un po' di domande, anche perché parlando con Vittorio, e parlavamo di un'ipotesi peculiare, cioè dati che transitano dai COA al CDD, CDD è il Consiglio di Statuale Disciplina, di cui io sono purtroppo un consigliere, mi hanno fatto la domanda, mi hanno detto ma questi dati, che sono ovviamente dati di natura sensibile, perché comunque sono dati relativi ai procedimenti disciplinari, no? Perché quello che transita dal COA al CDD sono solo gli esposti che potrebbero sfociare in procedimenti disciplinari, ok? Poi contengono dati, perché l'esposto contiene dei dati, no? Di qualunque natura esso sia, dal più grave al meno grave, ma non è facile che un esposto nasca anche d'ufficio, perché c'è dietro un procedimento penale, quindi, ok? Quindi, occhio. E ci eravamo fatti questa domanda, io con Vittorio ne parlavo, io dicevo, mi è venuto in mente che il CDD potrebbe essere responsabile del trattamento, invece Vittorio mi ha guardato e mi fa, ma no, secondo me c'è, tanto sono obblighi normativi previsti dalla legge professionale, eccetera, io vedo di più la figura dei contitolari. Ecco, questo regolamento introduce e proprio regolamenta ad hoc questa nuova figura, articolo 26, i contitolari del trattamento. Quindi, soggetti, quindi più di un soggetto, che, e vi leggo, allorché determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari. A questa figura non ci avevo pensato e ho provato ad applicarla nei nostri studi, no? Ne sono partito buttando giù cinque casi che adesso vi racconto. Cioè vi espongo più che da raccontare, per vedere se possono essere intanto fondati e più che altro se hanno un riscontro vero. E quindi, partendo dal più facile, ho iniziato a pensare allo studio associato. Secondo me lo studio associato sono tutti titolari, gli associati, o contitolari, che non cambia niente, sono titolari, ognuno è titolare. Cosa dice però l'articolo 26? Che i contitolari determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito al trattamento dei dati personali. Quindi, dato che presumo che uno studio associato abbia un accordo interno, presumo, poi non lo so, penso di sì, no? Nell'accordo che esiste tra i soci dello studio, gli associati dello studio associato, perché i soci, dopo parliamo della forma societaria, dovrebbero anche regolamentare eventualmente o fare un cenno a questo aspetto di privacy. Poi lo stesso articolo 26, quasi in linea con la nostra legge professionale, comunque continua a dire però il rapporto professionale è uti singoli, cioè se io vado nello studio associato Zironi Colomba, ma è Zironi che mi cura la pratica, perché ho bisogno di è una pratica di diritto amministrativo, sono io poi che risponderò a lui. Però se il cliente entra da me, ma è dello studio associato mio e di Vittorio, voi sapete che lo studio associato ha un criterio diverso di distribuzione poi degli utili, eccetera eccetera, no? Però a livello di trattamento dei dati rimane il rapporto professionale, anche in linea con di fatto l'incarico, anche però se l'incarico probabilmente sarà su carta intestata dello studio associato, non del singolo professionista. Ok? Però qua vi vedo tutti silenziosi, quindi penso che condividiate con me questa impostazione. Lo stesso vale per me per lo studio
per la professione forense esercitata in forma societaria. Quindi per gli avvocati, che devono essere la maggioranza, eccetera, sono tutti gli avvocati soci, sono tutti titolari, contitolari, titolari. Per quello che riguarda l'eventuale società di capitale, quindi il socio di capitale presente, diventerà titolare il legale rappresentante della società di capitali che, diciamo, che rappresenta giuridicamente la società. E qui dei problemi non ci sono. Poi ho ipotizzato uno studio legale a struttura gerarchica. La parola gerarchica è perché non sapevo quale altra parola mettere, sapete, però onestamente ho messo questa, ma prendetela con le dovute cautele. Cioè il titolare dello studio che ha collaboratori che però sono remunerati in maniera formale, fissa e continuativa, a prescindere dall'importo, a prescindere dal tipo di contratto, se c'è, se non c'è, potrebbe non esserci, però è formalmente documentabile che c'è un rapporto di consulenza. Io non so come definirlo, non è questo il punto. Il punto è che se io ho dei collaboratori, perché io lo studio Zironi, da solo, singolo professionista, ha tre collaboratori pagati, e io sono il titolare, questi secondo me non sono più contitolari, ma devo nominarli, e ho usato la parola devo nominarli, perché il regolamento impone la nomina, come responsabili del trattamento. Già le facce vostre mi piacciono meno. Quarta ipotesi. Studio legale, struttura sempre gerarchica, nel senso che c'è un titolare, che ha però rapporti di collaborazione senza avere però compensi, senza avere nessun tipo di prestazione professionale formale, ufficiale. Quindi ho collaboratori che però lavorano per me, perché semmai sono o praticanti iscritti all'albo o sono giovani avvocati che ancora occupano la stanza, ma non pagano per esempio la stanza, ma che però non ho, diciamo, formalmente inquadrato in un qualunque rapporto. E in questo caso compete, secondo me, al titolare dello studio valutare, in osservanza dell'articolo 28 del regolamento, che tipologia di trattamento svolge il collaboratore e che autonomia ha sul trattamento. Questa, secondo me, è la cosa forse più difficile, perché un conto è dargli determinati dati e determinata autonomia su quel fascicolo, barra dati, o è non dargliela, o dargliela gradualmente, perché potrei anche pensare che all'inizio il collaboratore potrebbe essere soltanto un semplice ex incaricato. Prudenzialmente a me verrebbe da dire, io lo nominerei comunque responsabile del trattamento. E qua però sorge il problema. L'articolo 28 più l'articolo 83, più su una serie di articoli, dice che il responsabile del trattamento è solidalmente responsabile, insieme al titolare, dei danni che potrebbero essere recati all'interessato per il trattamento di competenza del responsabile e del titolare. Quindi l'interessato può chiamare in causa, sto usando una metafora ampia, e io chiamerei in causa sia il titolare sia il responsabile, se so che è stato nominato. Perché possono, la norma dice che sono solidalmente responsabili. E quindi un collaboratore che viene nominato responsabile del trattamento, secondo voi lo fa molto volentieri, dopo quello che gli ho detto io oggi, o lo fa invece, diciamo, più a malavoglia? È anche vero che però, come fai a non nominare un responsabile se tratta dei dati? Ancora di più mi viene da dire se tratta dati particolari, cioè dati sensibili. Vai. Arrivo. Era la quinta figura. Sono stato bravo, da amministrativista non credevo di essere così. Io non so cos'è il sostituto d'udienza, perché al TAR non ci sono i sostituti d'udienza, se non per andare a dire mi rimetto agli iscritti, oppure sì, non so. Però qui ho chiesto ai miei colleghi, in particolare a un mio collega, e la quinta ipotesi è quella del
dello studio legale con un titolare che si avvale di avvocati esterni quali sostituti di udienza. E mi hanno anche detto, io cosa che non sapevo, che ci sono colleghi che hanno più di uno studio per il quale fanno le sostituzioni d'udienza, in maniera continuativa, cioè come se fosse una vera e propria prestazione, no? E anche in questo caso, secondo me, valgono i principi che vi ho appena detto. È il titolare che dovrà valutare l'apporto di questo collaboratore esterno. Ma se il collaboratore esterno è pagato per fare il sostituto d'udienza, io ritorno al terzo caso, io lo devo nominare responsabile del trattamento. E lui non può esimersi da non fare il mio responsabile del trattamento. Se la sostituzione d'udienza è una sostituzione d'udienza occasionale, ma occasionale vuol dire proprio occasionale, cioè una, due, non di più, allora potrei anche non fare la nomina del responsabile del trattamento. Mi permetti? Vai. Il bello di questa norma è che è talmente chiara che di 5 ipotesi che hai fatto io non ne condivido 3 su 5. Infatti è il bello di questi nostri incontri. Dopo, infatti, lo dici subito o lo dici dopo? Dillo subito. Vai. No, così lo facciamo più simpatica, perché tanto parlare no, sempre... No, ma ma io sono contento, io speravo che tu non condividessi, quindi guarda, vai. No. Allora, la prima ipotesi è, ma è pur considerando assolutamente proponibili queste soluzioni, anche perché un principio che è assolutamente chiaro, la distinzione tra titolare, responsabile, incaricati che non esistono più, non è semplicemente su carta, vale il rapporto sostanziale, cioè in caso di controllo ciò che viene valutato non è esattamente come il collaboratore, il collega è qualificato dalla nomina, ma effettivamente quali sono i rapporti e le responsabilità e i poteri dell'una o dell'altra figura. Quindi obiettivamente la distinzione di vedute tra me e te è di poca cosa, nel senso che al di là di come la si voglia intendere dal punto di vista formale burocratico, poi ciò che conta è effettivamente il potere attribuito a ciascuno. Però nel caso, il primo caso che hai fatto è quello studio associato. Come contitolare. Tutti come contitolari del trattamento. Però lo studio associato è dotato di personalità giuridica, lo studio associato è una... Allora questo non lo sapevo, vedi. È lo studio associato, lo studio associato ha una sua partita IVA, non è che... E quindi è lo studio associato che io considererei come titolare del trattamento. Unico titolare. L'entità, perché poi noi abbiamo in mente l'ambito esclusivamente giudiziale. Ma esiste tutta una parte di lavoro stragiudiziale, laddove il mandato viene conferito proprio allo studio associato, che al proprio interno suddivide i compiti ai propri avvocati, ai propri avvocati e collaboratori. Loro possono, a seconda effettivamente del compito che svolgono, qualificarsi come contitolari dello studio associato o come responsabili. Cioè, cambia forse, ha ragione lui, il nome, ma non cambia il rapporto sostanziale. Esatto. Idem per quel che riguarda la società, società tra professionisti. Sì. Il titolare è la società. È la società. E per quel che riguarda i sostituti d'udienza... I sostituti di udienza rientrano, nella definizione di coloro che eseguono operazioni per conto del titolare del responsabile, cioè gli ex incaricati. Io li vedo come addetti, anche perché non hanno, cioè un tratto caratteristico del titolare del responsabile è che hanno capacità discrezionale, possono decidere qualche cosa in ordine alle finalità e le modalità del trattamento. Il sostituto processuale sulle finalità o le modalità del trattamento è un po' più povero di potere discrezionale. Quindi però i dati li tratta comunque, perché nel momento in cui anche se riceve la mail il giorno prima, il fax con le istruzioni dell'udienza, lui al fascicolo del tribunale ci accede, quindi i dati li tratta, nel senso, perché li vede. Però sì, sotto questo profilo non ha quell'autonomia che è richiesta invece in capo al responsabile del trattamento. Che brutto intervento a gamba tesa, scusami. Io comunque sugli istituti di udienza avevo detto il titolare valuta e a seconda dell'autonomia decide se nominarlo o non nominarlo responsabile del trattamento, quindi non è un intervento a gamba tesa, anzi.
secondo me è il bello dei convegni che facciamo noi su questi argomenti, dove possiamo benissimo confrontarci, e forse così voi capite anche meglio. Quello che ha detto Vittorio in modo molto carino è che il rapporto sostanziale non ce lo siamo inventati, ma lo dice l'articolo 28 del regolamento, che è quello sul responsabile del trattamento. Il terzo paragrafo di questo articolo dice: i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che valuti, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura, la finalità, il tipo, eccetera. Questo terzo paragrafo finisce con: il contratto o altro atto giuridico prevede in particolare che il responsabile del trattamento, due punti, A, B, C, D, E, F, G, H, sono già le condizioni o alcune delle condizioni minime di questo contratto. Quindi l'articolo 28 dice già qual è l'oggetto principale del contratto, chiamiamolo contratto, atto, io l'ho chiamato atto di nomina, che deve sussistere tra titolare e responsabile. Ecco perché parliamo di un rapporto sostanziale sottostante tra queste due figure. Quindi la figura del responsabile l'abbiamo guardata. Altra peculiarità: il responsabile potrebbe a sua volta nominare sub-responsabili. Vi faccio l'esempio, ve la butto lì, ma non perché voglio creare il terrore, però lo so già che creo il terrore. Internet provider che mi gestisce il sito, mondo di cui non ho parlato finora, tutto il mondo online, Bene. Oppure il provider che mi gestisce il sito, quindi comunque, o mi gestisce la mia banca, oppure l'internet provider che mi dà l'accesso alla rete, però anche quello che mi gestisce il mio server e che è un responsabile del trattamento, ok, che però ha i servizi in cloud computing. Questo è un sub o altro responsabile del trattamento o sub responsabile, perché sono tre soggetti diversi, no? Cioè, due soggetti esterni e diversi. La responsabilità solidale ve l'ho raccontata, bene. Il regolamento poi dopo prosegue a livello di figure e ne parlerà benissimo Vittorio. Io adesso vi parlo di un'altra cosa abbastanza pratica, che è l'informativa, o le due nuove informative. Sul cloud non lo so se ci torniamo, se ne abbiamo tempo e voglia, volentieri. Informativa. Allora, il regolamento prevede due informative. L'informativa presso l'interessato, per me l'interessato è il cliente oggi, non è... poi c'è anche l'interessato fornitore che mi porta la carta, c'è anche l'interessato che mi porta la cancelleria, ok, però per me... io la sto tarando sul cliente, quindi quando vedo il cliente gliela do fisicamente, no? Dovremmo essere tutti ormai bravi in ciò, visto che dovremmo tutti dargli anche il conferimento dell'incarico, identificarlo ai fini dell'antiriciclaggio, e il conferimento dell'incarico per me è preventivo, l'ho chiamato conferimento dell'incarico ma è la stessa cosa, cioè io l'ho messo in un atto solo, gli rendo informativa dei dati anche ai fini antiriciclaggio, lo identifico, quindi mi dà la carta entità e ho la visura, ma la visura qua non c'entra niente perché stiamo parlando di persone giuridiche, quindi persone fisiche, e gliela do. Le vecchie informative non sono tutte da buttare, il garante dice non è che vanno cestinate tutte, però bisognerebbe che le vecchie venissero integrate con le nuove informazioni che questo articolo 13 prevede. Io penso che a sto punto tanto vale rifarle tutte ex novo, perché fare un misto tra la vecchia informativa, sempre che ce l'abbiamo, così diciamo che è un modo almeno per ripartire da zero e metterci tutti in pari, e integrarla solo con le informazioni nuove che gli devo dare,
Allora la rifacciamo nuova e le rifaremo nuove, ecco, cioè le ho già fatte, sono già in cantiere, verranno poi messe a disposizione sul sito, ma questo un po' più avanti, perché voglio anche provare a vedere appunto che non mi esca qualche linea guida, qualcosa che mi specifichi meglio il contenuto minimo di queste informative, che paradossalmente dovrebbero essere più chiare, più leggibili, anche con icone prestandardizzate, tutte ste menate qua. Io mi sono messo a scriverne una, la prima, la nostra, l'ho data a Vittorio, eccetera, perché non è più lunga stampata, perché ho tolto tutti i diritti. I vecchi 7, 8, 9, 10, i diritti sono aumentati, però non avendoli tolti a livello cartaceo e li ho rimandati al sito dello studio e o a richiesta, è rimasta di due pagine, ma i diritti che io devo, di cui devo informare, sono aumentati, ve ne cito due, su cui non parliamo oggi: il diritto di accesso ai dati, articolo 15, si sono inventati, scusate, anche l'accesso ai dati personali, come se non avessimo già abbastanza di accesso agli atti amministrativi e l'accesso civico della trasparenza. E poi c'è il diritto alla portabilità dei dati, che è la portabilità del numero telefonico dei gestori di comunicazione, no? Di telefonia, con delle sue sfaccettature. E poi gli devo dire per quanto tempo io conservo i dati. Quando la Daniela prima vi diceva ci sono i fascicoli su da ritirare, volevo fare la battuta, bruciamoli se potessimo, perché adesso io dovrò dire al mio cliente per quanto tempo conservo i dati. No, perché se c'ho un obbligo normativo fiscale, almeno quello li tengo 10 anni, no? E il problema è che secondo il regolamento dovrei dire per ogni singola finalità, cioè il periodo di conservazione per ogni singola finalità. Io nell'informativo ho scritto obblighi di legge e durata del processo, punto, se no non ci esco. Bene. È anche vero che prima, sempre parlando con Vittorio, ed è un principio invece insito in questo regolamento, c'è il cosiddetto bilanciamento o il principio di proporzionalità, cioè io devo fare tutto ciò che mi mette al riparo, ma bilanciandolo, proporzionandolo alla mia struttura, alle mie competenze, ai costi eventualmente, eccetera. Guardate che io vi sto raccontando alcune cose, ma ne sto perdendo per strada tante altre che, come vi ho detto, non riusciamo oggi ad affrontare tutte. L'altra novità invece è la nuova informativa non presso l'interessato. E Stefano, scusa se torno tra i fascicoli di parte. Ah, sei interessata. No, perché c'è anche un obbligo deontologico che si va a incrociare, che io ho finita la causa devo restituire i documenti al cliente. Ma io devo trattenere una copia per motivi fiscali. Ma non a un soggetto terzo. Per cui io ho delle informazioni, onestamente, a parte tu parli tu ordine. Vabbè, ma l'ordine oggi non è parte però in causa della è una questione proprio anche di conservazione di informazione di dati, perché è chiaro che a noi nessuno interessa aprire la copertina e guardi solo il nome dell'avvocato, ma è chiaro che io non so cosa contengono gli atti che ci sono nei fascicoli, per cui dopo l'avvocato è responsabile di quei dati che lui non custodisce e rimangono su all'ordine. Sempre in materia di informativa, adesso parliamo di quella non presso l'interessato, l'altro aspetto che sembrerebbe attenuato è quello relativo al consenso. Le vecchie informative avevano una firma per presa visione e in fondo però avevano due consensi, uno secondo se era una persona giuridica e uno se era una persona fisica. La persona giuridica l'ho tolta e io adesso nella bozza di informativa che ho preparato ho messo due firme in fondo, una ai fini privacy e una ai fini antiriciclaggio, cioè di comunicazione all'ufficio informazione finanziaria per i fini antiriciclaggio. Il regolamento
qua ha un comportamento strano, perché dice che teoricamente io l'informativa la posso sempre rendere oralmente, eccetera, però poi dice sei tu titolare che dovrai poi dimostrare che gliel'hai resa. Allora, se devo dimostrare che gliel'ho resa, io te la faccio intanto, te la do e tu me la firmi, e tanto vale che tu me la firmi per consenso. Perché il consenso, che è espressamente disciplinato, ha una formula strana, perché sono gli articoli 6 e 7 che parlano della liceità del trattamento e dice quindi tu se tratti per queste finalità il trattamento è lecito. E poi l'articolo 7 che parla di condizioni per il consenso e dice che quando il trattamento sia basato sul consenso il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Nel momento in cui ci sono dati sensibili, il consenso invece per norma è obbligatorio, scritto espressamente, non lo so se vi fa piacere distinguere ogni volta se si tratta di dati sensibili oppure no, io me lo farei firmare, l'informativa me la farei firmare a prescindere sempre. Altro problema invece è che l'informativa, chiamiamola, non presso l'interessato o online. Come può accadere che noi, prima di trattare il dato, prima di iniziare a trattare il dato, abbiamo un contatto con un potenziale cliente? A me è venuto in mente tramite il sito, perché telefonicamente, non lo so, direi di no. Però nel momento in cui col sito io ho una sezione riservata, ho un accesso al sito dove posso conferire dei dati, perché sto chiedendo anche un parere, un'opinione, eccetera, e allora lì questa è un'informativa a distanza, no? C'è un rapporto a distanza, quindi non presso l'interessato. Qui però la norma dice che nel momento in cui io non ce l'ho davanti l'interessato, io ho 30 giorni di tempo successivi al contatto per rendergli l'informativa. Ecco perché secondo me poi comunque chi è dotato di sito professionale e o di profilo Facebook dovrebbe mettere una copia dell'informativa anche dentro al sito. Peraltro l'informativa, articolo 14, ha informazioni aggiuntive rispetto all'informativa articolo 13, quindi non è la stessa, è in parte un po' diversa. Dell'informativa a distanza mi viene una domanda: se il difensore d'ufficio acquisisce dei dati personali, a volte anche di orientamento sessuale, ma non ha mai contatti con l'assistito, dovrà in qualche modo attivarsi per informarlo? Sì, gli mandi l'informativa. Oh, contatto ce l'hai, no? No. Telematico. Però gli mandi, prima o poi lo vedi, gli mandi l'avviso dicendo sono stato nominato difensore d'ufficio, prendi contatto col mio ufficio. No. Quella è la sede in cui mandarli anche i difensori d'ufficio. Non si appalesano con i propri clienti, cioè il cliente non sa mai chi è il proprio difensore d'ufficio. No, ok, però prima o poi lo incontri. Ah no? Simpatica, non la sapevo, giuro, io sono totalmente ignorante su questa. Se lo trovi, sì, cioè no, aspetta, ma ad impossibilia nemo tenetur, però voglio dire, è prevista. Allora, se non lo incontro, no. Diciamo allora che la preparo, cioè la personalizzo l'informativa, ci metto il nome e cognome e la tengo nel fascicolo, almeno non firmata, però la tengo nel fascicolo, no? A titolo precauzionale. Io sarei poi già verso la fine, nel senso che vi do l'ultima informazione, poi così dopo abbiamo più tempo eventualmente per parlare, così abbiamo, e Vittorio può raccontare cose belle. Tornando all'inizio di questa mia chiacchierata, e cioè come posso essere stimolato a farmi la valutazione interna, l'assessment, a capire quali sono, come è strutturato il mio studio, a distribuire le responsabilità e tutto quanto,
non avendo più il DPS, non avendo più un elenco di misure minime, che sono quelle famose, la password, quelle che vi ricordate, no? 8 caratteri alfanumerici, l'antivirus, il firewall, che sono solo quelle di natura informatica, perché rimangono buone sempre quelle di natura fisica dello studio, l'antincendio, le solite cose, no? Questo non è che sia cambiato. E d'altronde questo lo potete aver capito dai documenti che vi hanno mandato, c'è un articolo del Sole 24 Ore che parla dei modelli privacy. Guardate che dire modello privacy vuol dire modello 231 privacy, quindi chi fa 231, chi si è occupato di 231, anche i penalisti che sanno cos'è la 231 in particolare, anche se qui le sanzioni penali nel regolamento non ci sono, perché è compito solo dello Stato membro eventualmente approvare, adottare sanzioni penali, vuol dire avere un approccio 231, cioè analizzarmi il rischio. Il problema è che la 231 ti dà dei criteri, ci sono dei parametri eccetera, cioè le linee Confindustria, insomma ci sono vari modi, qui non ce li abbiamo per adesso. Ci sono le certificazioni, la ISO 25001 e la ISO 27001 sulla sicurezza dei dati informatici eccetera. Io ho un Excel piccolino che ho mandato a Vittorio ieri l'altro, che è un minimo, che è sull'allegato C di una delle due certificazioni, direi l'allegato C della 27001, che è quello che viene usato per farsi la valutazione interna dei rischi, partendo anche dai rischi di natura fisica, cioè come è fatta la struttura eccetera. Dimmi. Sì. Che è diverso, nel senso non si chiamano più infatti minime. Fare... Bene, okay. Non ho letto la norma di riferimento, ma eventualmente dopo ci andiamo. Allora, e chiudo. Come facciamo a raccogliere il tutto? Più che altro perché ci può servire per iniziare questo percorso da qui al 25 di maggio, poi adesso non credo che la scadenza il 25 di maggio, il giorno dopo vengano a controllare gli avvocati. Assolutamente no, però almeno essere pronti, poi l'ho portata alla sfortuna, quindi sono ottimista. Cosa dice questo regolamento? Dice anche che in determinate situazioni bisogna dotarsi anche del registro del trattamento dei dati. Lo so che la parola registro vi fa paura, c'era quello dell'antiriciclaggio, ve l'hanno tolto, ce l'hanno tolto. Questo regolamento all'articolo 30 parla del registro dei trattamenti e lo prevederebbe obbligatorio solo per le, leggo, imprese o organizzazioni con meno di 200, cioè chi non ha più di 250 dipendenti non si dovrebbe dotare del registro dei trattamenti dei dati. Peccato che il nostro garante della privacy, anche l'articolo, però dato che l'articolo ha sempre voglia di essere interpretato, no? In questa brochure che sto scorrendo, quella che avete, ci sono tutte le cose che vi ho detto in maniera un po' diversa, forse non attagliate alla nostra attività, però comunque ci sono. Guardate quello scritto in giallo. Il garante della privacy in soldoni dice anche per i soggetti non obbligati sarebbe buona norma dotarsi del registro dei trattamenti. Su questo aspetto peraltro c'è stata anche una, perché la norma che è il paragrafo 5 dell'articolo 30, oltre a esonerare le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti, però poi fa una deroga, dice, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati, e cita i dati sensibili e i dati giudiziari dell'articolo 10. Su questa interpretazione, per esempio, c'è una posizione tedesca che fa parte di quel gruppo articolo 29 che, interpretando la norma in maniera restrittiva, lei dice tutti quelli che trattano dati o sensibili o giudiziari
devono fare il registro dei trattamenti, e quindi ci caschiamo dentro anche noi. Nelle linee guida, però, nelle linee guida sulla responsabile dei dati, c'è un'espressa esonero quando si parla di trattamento su larga scala, che sarebbe applicabile al trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati svolto da un singolo avvocato, però parla di singolo avvocato. Il garante, secondo me, ha tagliato la testa al toro, ma anche la stessa norma, come diceva Vittorio, secondo me, porta a questa interpretazione che sarebbe meglio che tutti si dotassero del registro dei trattamenti, in cui facsimile il garante dice che metterà a disposizione nei prossimi giorni, settimane, mesi, e che a questo punto potrebbe essere una chiave di lettura, o più che di lettura, un sistema per noi per mettersi lì a fare quello che io vi ho provato a raccontare, cioè classifichiamo i dati, ci guardiamo come siamo strutturati all'interno dello studio a livello di autonomia sul trattamento dei dati, guardo le mie figure e tutto ciò lo metto in questo registro. Ok? Potrebbe essere intanto un buon inizio, oltre al fatto che appunto bisognerà cambiare una serie di modulistica, ma questo è l'aspetto meno problematico, secondo me. Sulla sicurezza del trattamento, sì, c'è un articolo, che è l'articolo 32, che inizia dicendo: tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varie probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare e i responsabili mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, e che comprendono, tra le altre, se del caso, e fa un elenco dalla lettera A alla lettera D, che è la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi dei servizi di trattamento, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità. Altra cosa che non vi ho detto: se subiamo un attacco informatico, cioè un data breach, dobbiamo notificarlo all'interessato del dato. Ci hanno attaccato il nostro server, gli dobbiamo notificare per regolamento e glielo dobbiamo scrivere nell'informativa che verrà eventualmente notiziato di un data breach. Anche il garante, ma io sto parlando per adesso del rapporto professionale, ma questo è anche il garante, non sempre però il garante, all'interessato sempre. È un diritto dell'interessato sapere che i suoi dati possono essere stati distrutti per un attacco. Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Questi sono principi, non sono misure minime. Ovviamente usiamo il criterio sempre della proporzionalità in base anche alla dimensione dello studio, no? Quindi bilanciamo quello che io adesso vi ho detto, ma in 45 minuti di chiacchierata, dove probabilmente non sono stato così esaustivo, ma vi ho buttato lì alcune chiamiamole preoccupazioni o comunque alcune sensibilità, no? Che potremo anche approfondire eventualmente sui singoli casi, eccetera. E chiudo con 2 minuti. Certo è che da un regolamento che era nato con una finalità aperta, cioè questo regolamento è il risultato finale di uno scontro, no, che da sempre avviene tra i sistemi europei di protezione dei diritti e i sistemi anglosassoni, no? Loro hanno sempre considerato il dato personale come un dato di business, noi l'abbiamo sempre considerato come un diritto. Non confondiamo mai il dato con il diritto alla identità personale, però, perché sono due concetti molto diversi. Questo regolamento protegge il dato personale della persona fisica, il dato è un frammento della mia identità personale, no? Quando io e Vittorio vi veniamo a raccontare, quando abbiamo fatto il convegno sull'avvocato nella rete, eccetera, parlavamo invece lì proprio dell'identità dell'avvocato, non parlavamo dei dati. È vero, sì, che è tutto tendenzialmente riconducibile a un dato, ma un dato non necessariamente
si espande nella mia complessa identità personale. L'identità personale in Italia non ha un riconoscimento normativo ad hoc, ce l'ha solo dal punto di vista della giurisprudenza, il diritto alla contestualizzazione dei dati, la sentenza della Cassazione del 2012, ma è un frammento il dato personale. Nonostante ciò, questo regolamento, che è comunque tendenzialmente un'apertura verso il sistema americano, è rimasto però legato al nostro diritto, perché in quello che io vi ho raccontato c'è poco di libertà, di semplificazione, eccetera, no? Comunque l'impianto non è mutato radicalmente, ma comunque sempre abbastanza, non dico rigido, ma abbastanza preciso e chiaro nell'individuare i soggetti e le responsabilità. Perché appunto non vi dimenticate che nella parte finale c'è tutta alcune norme, in particolare l'articolo 83, che è quello che parla della responsabilità solidale e che parla delle sanzioni amministrative pecuniarie, 82 scusate, diritto al risarcimento e responsabilità, e però l'altro lato che invece mi conferma che questo regolamento è stato fatto invece anche per chi di mestiere tratta dati, e che di mestiere tratta dati non sono gli avvocati, perché gli avvocati sono obbligati a trattare dati per rendere il loro servizio, tra virgolette, anche servizio di interesse pubblico, non dico pubblico ma di interesse pubblico in certi momenti, è per chi tratta dati per business, quindi tutti i social network, tutte le grandi società, quelli che vengono tutti accomunati sotto il nome di big data. Tant'è vero che le sanzioni, se vi ricordate quando l'aveva enunciate Chicco a luglio dell'anno scorso, sono di due tipologie a seconda del tipo delle violazioni che vengono poste in essere, con basi minime di 10 milioni e 20 milioni di euro e con addirittura e o percentuali sul fatturato lordo mondiale. Quindi è evidente che queste due sanzioni non sono pensate per gli studi legali. Attenzione, ci sono studi legali però anche in Italia che hanno 300 avvocati, e quindi queste sono delle aziende a tutti gli effetti come se fossero una multinazionale, come un big data. Io direi di avervi detto tutto quello che mi ero prefissato di dirvi, spero di essere stato chiaro, e comunque dopo ci siamo qui a chiacchierare insieme a voi. Grazie. Grazie. Considerato che solo l'anno scorso le banche dati del mio studio sono state attaccate due volte da un cryptolocker e sono rimasto in panne per giorni, mi hanno chiesto cortesemente di non spiegarvi io come regolamentare il vostro studio, ma mi hanno detto fai un intervento simpatico, come l'hai definito prima, cerca di rappresentare le cose belle di questo regolamento, il che significa che parlerò indicativamente dai 5 ai 7 minuti, quindi intervento assolutamente breve. No, in realtà l'argomento e i temi di cui parliamo oggi sono senz'altro temi di grande attualità, temi del momento. Chi si occupa di protezione dei dati da un po' di tempo probabilmente in questi giorni sta vivendo una sorta di déjà vu fino al 1996, che è l'anno in cui il nostro ordinamento ha visto l'ingresso della prima legge sulla privacy, forse qualcuno di voi la ricorderà, la 675 del 1996. Per essere precisi, era la legge 675 del 31 dicembre del 1996, emanata a Capodanno. E qualcuno di voi magari penserà che i nostri parlamentari degli anni 90 erano talmente dediti al sacrificio e al servizio allo Stato che non conoscevano festività comandate, può darsi, è vero anche però che il 1996 era la deadline, la scadenza entro la quale il nostro ordinamento avrebbe dovuto appunto dotarsi di una normativa di questo tipo, e noi, siccome il 1996 era l'anno in cui farlo, abbiamo diligentemente ottemperato adottando la normativa più o meno verso la mezzanotte del 31 dicembre di quell'anno. Ecco, il movimento di questi giorni, la corsa alla regolarizzazione,
un certo sincero disorientamento sul da farsi, un po' mi ricorda quel tempo. In realtà il regolamento europeo ha visto la luce all'incirca da 2 anni, ma adesso che siamo a più o meno a un paio di mesi dalla sua effettiva entrata in vigore, cominciamo a porci il problema di come applicarlo. Ed è disorientamento che, credetemi, è diffuso a 360 gradi. È disorientamento che coinvolge non solo la nostra classe professionale, anzi, forse da questo punto di vista siamo per una volta al primo passo della riflessione. È un disorientamento che coinvolge il privato, è un disorientamento che coinvolge il pubblico. Qualche giorno fa ho avuto modo di fare qualche chiacchiera con alcuni dirigenti di alcune pubbliche amministrazioni e vi garantisco che la loro riflessione sugli adempimenti di cui abbiamo trattato fino adesso con Stefano è più o meno ferma al punto zero, o quasi. E persino, vi stupirà, il garante della privacy è in questo momento in uno stato di scombussolamento, è preso d'assalto da richieste, da pareri, da normative secondarie da elaborare. E prima Stefano diceva che il garante della privacy ha preso l'impegno di dare delle linee guida su come tenere il registro dei trattamenti. Lo ha scritto. Io ieri mattina ho partecipato a un convegno con un dirigente dell'autorità garante italiana che ha invitato le associazioni di categoria, le associazioni rappresentative a fare questo lavoro. Cioè ha detto: pensateci voi a dare una bozza ai vostri iscritti di come deve essere tenuto il registro dei trattamenti. Beh, considerate una cosa, che è vero che, lo ricordava prima Stefano, il regolamento è autoesecutivo, ma una buona parte delle linee guida, una buona parte del contenuto di queste norme è demandato all'iniziativa del legislatore nazionale. Ora, Stefano lo ricordava prima, il nostro Parlamento ha varato la legge delega il 25 ottobre del 2017, che è la legge delega con la quale il governo è autorizzato a emanare i decreti legislativi che diano attuazione al regolamento europeo. È stata nominata una commissione ministeriale che ha come al vertice la professoressa Giusella Finocchiaro dell'Università di Bologna, autrice di quel meraviglioso volume che è Stefano. È commissione che sta lavorando alacremente, intensamente. La prima bozza di decreto legislativo di attuazione del regolamento dovrebbe essere depositata a metà marzo. Ma avete presente che cosa sarà del nostro Parlamento a metà marzo? Con le elezioni il 4 di marzo e probabilmente non avremo un governo nel pieno delle proprie funzioni, quantomeno nel pieno delle proprie funzioni, e ho la sensazione che il tema della protezione dei dati, per così dire, non sarà tra i primi punti dell'agenda dei nostri futuri rappresentanti. Questo però forse è non tutto il male, diciamo così, viene per nuocere, perché effettivamente in questo stato di complessiva disorganizzazione e di complessiva impreparazione, facendo i debiti scongiuri, penso di poter dare ragione a Stefano quando dice: non immagino che parta un'attività di controllo, di verifica e di sanzione a tappeto a partire dal 26 maggio, però ribadisco da questo punto di vista ogni e più ampio e anche scurrile scongiuro. Però se questo è il momento in cui, volente o nolente, sia il pubblico che il privato deve fare i conti con le nuove disposizioni, ed è questo forse la parte che Stefano diceva potrebbe essere più simpatica del mio intervento, allora questo è anche il momento forse per provare a spendere alcune specifiche competenze e magari offrire anche nuovi servizi di consulenza, perché no, visto che da questo punto di vista c'è un'impreparazione complessiva. Questo è il momento forse in cui lo studio legale può permettersi di fare una riflessione non solo su come regolamentare la propria struttura al proprio interno, ma anche, che ne so, magari per sviluppare qualche nuovo ambito di business.
attenzione, questo è un terreno che rischia seriamente di essere lottizzato abbondantemente da ingegneri ed informatici. Il settore delle consulenze in tema di data protection è settore frequentato per larga parte da ingegneri ed informatici, non perché gli ingegneri e gli informatici dispongano di competenze maggiori, anzi, perdonatemi, nell'interpretazione di una norma oggettivamente complessa, ingegneri ed informatici di competenze non ne hanno affatto. Il problema è che sono semplicemente spesso più veloci e più pronti di quanto non siamo noi. Ecco, il mio intervento sarà incentrato sulla descrizione, ovviamente sommaria, di una figura in particolare tra quelle che Stefano mi ha cortesemente lasciato, che è quella del Data Protection Officer, all'italiana del responsabile della protezione dei dati, o per chi è affezionato agli acronimi, il DPO. Non so, non l'ho detto perché mi ci perdo. Un nuovo lavoro e una nuova professione. E probabilmente da questo punto di vista andrò controcorrente se vi dico che secondo me di questa professione in realtà c'è bisogno, c'è grande bisogno. Ed è bisogno che dipende, sì, dall'informatizzazione selvaggia che stiamo vivendo, dal sempre più ampio grado di dipendenza delle nostre imprese dalla tecnologia. È bisogno che nasce dal fatto che noi viviamo in una società che non a caso è definita come la società dell'informazione, in cui in un certo senso chi detiene l'informazione detiene un potere importante, ed è questa la ragione per la quale una normativa non può non porsi il problema di come efficacemente proteggere, di come efficacemente tutelarla l'informazione. Ed è proprio per questo motivo che il regolamento ha inteso dare vita a questa figura, che dovete concepire, così è stata descritta, come una sorta di piccolo garante interno di cui le pubbliche amministrazioni debbono obbligatoriamente dotarsi, e che anche nel settore privato, che anche le imprese dovranno, almeno al ricorrere di determinate condizioni, obbligatoriamente assumere. La nomina, più nello specifico, è da considerarsi obbligatoria in tre casi. Solo in uno di questi tre casi le condizioni, le previsioni che andremo a commentare non si prestano a dubbi e problemi interpretativi, segno del fatto che non solo la tecnica legislativa del nostro legislatore è discutibile, ma che anche quella del legislatore europeo lascia abbastanza a desiderare. Vi dicevo, in un solo caso dei tre la norma non si presta ad interpretazioni discordanti, ed è il caso in cui, lo accennavo prima, è previsto che per le pubbliche amministrazioni il DPO debba essere adottato, assunto, senza se e senza ma. Gli altri due casi invece riguardano il settore privato, ma come vi accennavo hanno generato alcune gravi incertezze interpretative. Il punto di riferimento è l'articolo 37 del regolamento e prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, entrambe le figure sono coinvolte da questo adempimento, siano costretti, debbano designare un responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta, ora leggo, poi ci torniamo, ogni qualvolta le rispettive attività principali consistano in trattamenti che per loro natura, ambito di applicazione e o finalità richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala. Primo caso. Secondo caso, titolare e responsabile del trattamento debbono obbligatoriamente designare un DPO quando le rispettive attività principali consistano nel trattamento, ancora una volta su larga scala, di categorie particolari di dati personali. Lo ricordava prima Stefano, il termine dato particolare ha sostituito
più nella forma che nella sostanza i dati sensibili che già erano conosciuti dal vecchio codice privacy. Ora, l'analisi di queste due disposizioni che vi ho letto dovrebbe consentire di comprendere quando nel settore privato la nomina di un DPO sia da considerarsi obbligatoria oppure no. Ed è scelta non da poco, anche perché per comprendere quali siano le conseguenze è sufficiente scorrere il regolamento di qualche articolo, arrivare agli articoli 80 e seguenti, cui poc'anzi faceva accenno anche Stefano, in particolar modo all'articolo 83, e vedere che la mancata nomina di un DPO, laddove tale nomina sia da considerarsi essenziale, è punita con la sanzione amministrativa, appunto, nel massimo fino a 10 milioni di euro, oppure nel caso di imprese con la sanzione amministrativa che può arrivare a toccare il 2% del fatturato mondiale annuo, se si tratta di imprese del fatturato, di gruppi di imprese del fatturato di gruppo. Nel dubbio nominiamolo, si verrebbe da dire. Nel dubbio nominiamolo. Ma torniamo alle due condizioni, alle due disposizioni di cui poc'anzi facevo cenno. Dicevo, sono obbligati titolare e responsabile del trattamento quando le rispettive attività principali consistono nel monitoraggio sistematico e nel trattamento dei dati su larga scala, in particolar modo se tale trattamento ha ad oggetto dati particolari. Ora, le parole chiave per interpretare questi concetti sono alcune, sono rinvenibili. La prima è senz'altro il concetto di attività principale, perché per essere coinvolta nell'obbligatorietà della nomina del DPO, un'attività deve avere quale proprio punto focale, punto centrale del proprio movimento, l'attività di trattamento dei dati. Cosa si intende per attività principale? Uno dei 173 considerando del regolamento che prima abbiamo elencato, in particolar modo il considerando numero 97, equipara le attività principali alle attività cosiddette primarie. Ora, per essere pratici, esistono imprese che producono beni ed esistono imprese che offrono servizi. Allora, logicamente esiste una sostanziale differenza tra chi vende mobili di arredo e chi offre servizi assicurativi. È evidente che solo in quest'ultimo caso, nel caso dei servizi assicurativi, il core business dell'azienda comporti il trattamento sistematico dei dati della propria clientela. Perché non si vendono servizi assicurativi senza il trattamento dei dati? Stesso discorso non può applicarsi invece alla semplice produzione di mobili, l'esempio che facevo prima. Le imprese che offrono servizi in sostanza generalmente basano la propria attività su un servizio che include, integra e non è possibile che venga erogato senza per ciò stesso comportare trattamento dei dati. Le imprese che offrono servizi in linea di principio rientrano perfettamente almeno in questa delle condizioni. Però non scinderei così nettamente tra imprese che producono beni e imprese che offrono servizi, dicendo attenzione, le imprese che offrono servizi, che producono beni, possono ritenersi esenti da questo genere di previsioni. No, penso in particolar modo ad imprese di grandi dimensioni, imprese che abbiano un alto tasso di informatizzazione, che magari siano dislocate in più sedi e magari su più paesi, su più territori. Ecco, faccio un esempio lampante, visto che prima facevo l'esempio della produzione dei mobili, ma voi sareste in grado di dirmi se IKEA produce più mobili o informazioni?
calcolando, di mobili di sicuro ne produce una marea e li divide anche dettagliatamente in pezzi piccolissimi, però anche dal punto di vista delle informazioni, se voi calcolate la mole di informazioni che possono circolare nel trattamento dei dati dei loro dipendenti, dei loro fornitori, dei loro clienti o dei loro aspiranti clienti, quelli che possono circolare nelle campagne di sensibilizzazione, quelli che possono circolare attraverso i siti internet, attraverso i sistemi di videosorveglianza, insomma stiamo parlando di una attività di trattamento dei dati che è sempre meno accessoria, sempre più integrata all'interno dell'attività principale dell'impresa. Ormai con le nuove tecnologie, con l'industria 4.0, è sempre più complicato separare l'attività principale di un'impresa dall'attività di trattamento dei dati che è funzionale all'esercizio di quell'attività. Non è necessario arrivare ad IKEA per rintracciare strutture produttive in cui questo confine sia obiettivamente labile tra attività principale ed attività secondaria. A maggior ragione, ve lo ricordo, tra le due condizioni c'è l'eventuale trattamento di dati particolari, la qualcosa per chi ha dipendenti è spesso non evitabile, semplicemente nella gestione di permessi, lavori, malattie, gravidanze o quant'altro. Ecco però che a fare un sunto delle disposizioni così come le abbiamo commentate fino ad ora, bisognerebbe concludere che ciascuno dei nostri studi legali è obbligato a nominare un DPO, perché in fin dei conti se ci fermassimo qui, il nostro core business è sicuramente legato all'attività di trattamento dei dati. Facciamo questo. Sulle categorie di dati che trattiamo c'è poco da discutere, cioè chiamateli dati particolari, chiamateli dati sensibili, dolci, affascinanti o delicati, ma poco ma sicuro li trattiamo più o meno tutti quanti. Che cos'è che però consente, diciamo così, almeno alla maggior parte di noi di considerarsi e di tirare un sospiro di sollievo, di considerarsi esenti da questo obbligo? Un'altra delle parole chiave delle disposizioni che ho prima citato: per considerare obbligatoria la nomina di un DPO, l'attività di trattamento deve essere effettuata, dice la norma, su larga scala. Su larga scala. Vogliamo dedicare 30 secondi di silenzio e di sentito ringraziamento al legislatore europeo per averci offerto una definizione così precisa, così foriera di certezze come su larga scala, perché la norma per due volte, collegando sanzioni del peso che prima vi ho rappresentato, definisce come obbligatoria la nomina di un DPO quando l'attività di trattamento è effettuata su larga scala, ma di larga scala una definizione non è data nemmeno di striscio. Te la dà il VP 29. Non ti dà una definizione di larga scala, non provare a restituire. Cosa significa su larga scala? Poi quelle che dà degli indici. Uno carinissimo, quello del fast food. poi fa degli esempi, ma intanto dà degli indici. Gli indici quali sono per poter considerare il trattamento su larga scala? Sì, il numero degli interessati, ma non ti dice quanti, dice se sono tanti. Il volume dei dati. È larga, stretta. Il numero degli interessati, la massa dei trattamenti o la tipologia dei trattamenti, il periodo di conservazione, la durata del trattamento determinata e indeterminabile e l'estensione geografica del trattamento. Degli indici letti i quali tutti noi ci sentiamo altamente rassicurati sul presupposto. Però lo diceva correttamente Stefano, il gruppo di lavoro ex articolo 29 che tanto si è prodigato, è un organismo istituito in sede europea proprio ad interpretazione autentica
di queste chiarissime formule ha offerto anche degli esempi pratici, sia in positivo che in negativo, quindi da questo punto di vista uno sforzo è stato abbastanza fatto. Per esempio ha detto deve intendersi trattamento su larga scala il trattamento effettuato da un ospedale, da una struttura sanitaria, deve intendersi trattamento su larga scala il trattamento di dati effettuato da un istituto di credito, da una banca. Non deve al contrario intendersi trattamento su larga scala quello effettuato dal singolo studio legale, dal singolo, dicevi anche tu prima, dal singolo avvocato o dal singolo medico. Però sull'avvocato parla solo di dati personali, delle condanne penali, dei reati, non cita i dati particolari. No, ma il tema è anche un altro, che tra lo studio medico individuale e l'ospedale c'è un mondo, c'è un'infinita scala di grigi. Allora che cosa dovremmo dire? Il centro fisioterapico dove si posiziona? Il laboratorio analisi dov'è? Il laboratorio. Così come tra lo studio del singolo legale, del singolo professionista e la banca, voi immaginate cosa ci può essere, al di là delle ipotesi che facevamo prima, c'è lo studio associato, ma poi c'è lo studio associato con due associati e c'è lo studio associato che ce n'ha 20 e c'è la società tra professionisti e c'è, da questo punto di vista obiettivamente sono norme molto complicate da interpretare e ancora una volta se il pallino è attenzione, perché a prescindere da qualunque danno, a prescindere da qualunque considerazione, se la nomina del DPO viene considerata obbligatoria e non vi hai adempiuto, la sanzione è quella, a quali conclusioni dobbiamo pervenire? E nominatelo il TPO, e nominatelo il responsabile, dai un po' di lavoro in giro tra l'altro a questa, no, a prescindere dalle battute, obiettivamente io non so come se ne possa in determinate strutture venire meno senza assumersi una mole di rischi importante. Deve essere un avvocato? No, anzi vi dicevo che da questo punto di vista gli informatici, gli ingegneri stanno facendo passi da gigante mentre noi ci domandiamo come regolare il nostro studio legale. E non è necessario un titolo di studio particolare, non è necessaria una certificazione, un'altra cosa di cui forse vi sarete accorti, perché sono certo che la vostra casella email come la mia sia bombardata di offerte formative, di corsi, di proposte di certificazioni a 360 gradi. Un'altra cosa che vi posso dire serenamente è non è prevista nessuna certificazione, nessun titolo di laurea, anzi tra le poche cose che il nostro garante sulla privacy, che non si chiamerà più così ma autorità di controllo, si è sentito di chiarire urbe et orbe è non serve nessun particolare titolo di studi, però la normativa prevede che il DPO debba essere scelto tra soggetti che siano in possesso di comprovata esperienza e di comprovata formazione in ordine a questi aspetti. E quindi un percorso di studi, a prescindere dalle millantate certificazioni, è senz'altro indispensabile. La norma dice proprio conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. Sì, deve essere una figura specificamente formata, oggi si direbbe skillata, deve avere skillata. Però senza un particolare diploma appeso alla parete, diciamo così. Può essere interno ed esterno all'azienda, esiste la figura sia del DPO interno sia di quello esterno e in molti hanno pensato che la soluzione più comoda fosse proprio quella di nominarselo internamente il DPO. In realtà così, ahimè, non è, perché il DPO deve avere alcune caratteristiche che lo rendono spesso fortemente incompatibile con il lavoro dipendente. Prima fra tutto il DPO deve essere autonomo.
autonomo significa che non deve gerarchicamente avere nessuno sopra di sé. Nell'organigramma aziendale, se si vuole inserire una figura di DPO interno, il DPO interno non deve avere sopra di sé alcuno. Altra caratteristica che deve avere, deve essere privo di conflitto di interessi. La norma si esprime espressamente in questi termini, DPO senza conflitto di interessi. Significa che il DPO, tra le funzioni che gli sono attribuite, non ne deve avere altre che comportino attività di trattamento dei dati, altrimenti si troverebbe nella difficile situazione di essere controllore da un lato e controllato dall'altra. Insomma, è facile comprendere che la nomina del DPO interno è senz'altro possibile, è prevista dalla norma, ma un'impresa che voglia dotarsi di un DPO interno in sostanza lo deve assumere per far quello. O poco altro. E quindi, di sicuro, anche dal punto di vista esterno, la soluzione potrebbe essere più... più che opportuna. Abbiamo detto quando deve essere nominato, come deve essere nominato, ve lo dico adesso, attraverso un contratto di servizi. Chi, quali caratteristiche deve possedere, di che cosa si deve occupare il DPO. E qui potremmo aprire un nuovo convegno e vi prometto che non lo faccio. In sintesi, in estrema sintesi, però vi dico che il ruolo di questo responsabile della protezione dei dati è obiettivamente delicato. E su questo una qualche riflessione prima di buttarci, si bisognerà che chiunque la compia, perché ha due tipi di compiti, due macro compiti, uno interno, uno a rilevanza interna e uno senz'altro a rilevanza esterna. Il DPO in un certo senso deve presidiare, ve lo dicevo prima, una piccola garante interno, deve presidiare il rispetto della normativa, di una normativa che obiettivamente a tratti è chiara, a tratti meno, ma deve presidiare il rispetto di questa normativa all'interno della struttura in cui è inserito. Deve curarsi, per esempio, del fatto che i dipendenti e coloro che hanno la possibilità di trattare i dati, quelli che erano incaricati, che oggi si chiamano addetti o qualcosa del genere, siano formati, siano dotati di adeguata formazione, ha tutta una serie di compiti relativi alla struttura interna in cui è inserito, ma il nominativo del DPO ha anche una specifica rilevanza esterna. Tra i contenuti dell'informativa, cui faceva accenno Stefano prima, ci deve essere anche il nominativo del DPO. L'utente, il cliente, l'interessato, deve avere la possibilità di rivolgersi, di sapere chi è il DPO, di sapere chi è quella persona che all'interno della struttura ha il compito di garantire la legittimità del trattamento dei dati e deve avere la possibilità di rivolgersi direttamente a lui. Lato destro. Dall'altra parte il DPO ha un altro tipo di rilevanza esterna. Il suo nominativo va comunicato al garante, all'autorità di controllo. L'autorità di controllo, se ha una domanda, se ha dei quesiti da porre, li deve porre direttamente al DPO, deve avere la sua PEC, il suo nominativo. Sì. Ecco quindi un ruolo che si rivolge tanto all'interno quanto all'esterno, nell'ottica di garantire il più possibile la trasparenza e il rispetto della normativa. Io qua mi fermo perché hai usato la parola magica, trasparenza. Il DPO nominato dall'organismo pubblico deve essere messo nella sezione amministrazione trasparente come una delle figure della struttura pubblica. E quindi... Questo hai fatto bene a dirmelo. Perché... No, io lo sono già, quindi... No, io qui mi fermo davvero, penso vi avevo promesso 7 minuti e sono già andato... Quindi poi quello che voleva dire Vittorio, volevamo dirvi entrambi... è che fare il DPO potrebbe essere, ci sono gli articoli, forse quello, non so se ve l'ho passato, una nuova area di business, probabilmente anche per i legali,
ovviamente formati su questa normativa, o comunque che conoscono la normativa, però sapendo che non va a fare una cosa poi così, eh? No, che deve smettere di fare l'avvocato? No, sicuramente non puoi fare l'avvocato del soggetto che ti nomina, però usiamo un'analogia facile facile, il DPO in materia di protezione dei dati altro non è che l'organismo di vigilanza della 231, monocratico, non collegiale, che forse però nell'ambito dati personali io avrei più paura, nel senso più responsabilità rispetto all'ODV, perché nella legge sulla 231 del 2001 sull'ODV dice qualcosa che di fatto non ha responsabilità, poi andiamo poi a parlarne davanti al giudice penale, se l'ODV succede qualcosa che sia penalmente rilevante o non ha una responsabilità, però questa figura che è un garante privacy dell'organismo pubblico e o dell'organizzazione privata, a dir si voglia, ha comunque, è sicuramente un'attività che per noi avvocati potrebbe diventare anche un'attività professionale, quindi non l'abbiamo buttata lì come se noi dobbiamo nominare il DPO. Io penso che uno studio che ha una struttura media o medio grande, il DPO lo nomina, sempre per tutelarsi contro quella famosa sanzione, non l'hai nominato, sono 10 milioni di euro. Poi anche quelle sanzioni amministrative pecuniarie verranno declinate, per non dire spero attenuate, perché sono misure che non hanno una logica, non hanno una proporzione, però comunque intanto è scritta così. Cosa non volevo rubare la fine a Vittorio. No, cosa volevi sapere del cloud? Ah, è vero. La posta su Google è posta in cloud, lo so, è un problem. Sì, provaci a nominare Google responsabile del trattamento. Sì. Ancora peggio. Sì, ma il problema è serio. Cioè, i server di studio effettivamente configurano dei cloud privati, cioè di fatto è il tuo. Poi invece il cloud pubblico obiettivamente dà dei problemi enormi, anche perché se vi prendete la briga di leggere i contratti che si sottoscrivono con Google Drive o con altri, sono contratti altro che capestro. Cioè, una cosa del tipo, guarda che se io faccio un danno con i tuoi dati, forse mi risarcisci tu a me. Sono dei contratti che sono molto complicati. E in teoria vi dovrei dire non li utilizzate, perché non c'è modo di regolamentare quel sistema in assoluta sicurezza. Dovreste nominarli responsabili del trattamento. A, non ti considerano neanche. B, cosa fate voi i titolari che dicono a Google come trattare i dati? Questa è la teoria, poi in pratica, per amor del cielo, i sistemi di sicurezza di Google e di Apple sono sicuramente più all'avanguardia di quanto non lo siano i nostri, e quindi chi si affida a quei servizi può fare conto sul fatto che non succederà mai nulla, però vi dovrei dire no, vi dovrei dire no. Ma la PEC è protetta comunque. Ma è il contenuto della PEC protetto, cioè. Sì, ok, però è l'indirizzo di PEC che tu trovi in cloud, cioè all'esterno, ma non il contenuto di quello che veicola la PEC. A me fa paura la mail, che invece io posso andare a prendere il contenuto della mail, non è il contenuto della PEC. Ah, perché allora tutti gli atti processuali tramite PEC sono accessibili potenzialmente. Ah, tu dici il sistema? Ah, il sistema è in PEC, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ragazzi, Dropbox è un cloud, no? Parla con gli ingegneri, dimmi. Parla con gli ingegneri, poi vediamo cosa ti dicono. Cioè, ti dicono un fermo no. Vi dico un'altra cosa che non abbiamo potuto dire, che invece è una cosa positiva.
potuto dire, nel senso che me l'ero anche dimenticata, nel discorso a 360 e sulla certificazione di cui parlava prima Vittorio per la figura del DPO o del responsabile di protezione dei dati personali, c'è un'altra cosa che questo regolamento invece prevede, cerca anche di incentivare proprio con una dicitura normativa specifica, l'articolo 40, i codici di condotta. Cosa dice questo regolamento? Che gli Stati membri, le autorità di controllo, quindi leggi garanti, il Comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Faccio un esempio, Confindustria ha già aperto una tavola col garante privacy italiano per fare il codice di condotta. L'Associazione Italiana degli Enti Fieristici, che si chiama AEFI, ha già aperto un tavolo con il garante della privacy, futura autorità di controllo, per fare un codice di condotta. Nulla vieta, visto che qui abbiamo la Presidente, o la Presidentissima, che il CNF apra un tavolo col garante della privacy per fare un codice di condotta. Ho detto nulla vieta, non ho detto niente, non ho detto spero, speriamo. Nulla vieta che venga fatto un codice di condotta per la nostra categoria, anche perché siamo una delle categorie che ha ad oggetto un'autorizzazione generale specifica, ad hoc, cioè il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, poi non categoria forense ma libera professionale. Si può anche pensare che il CNF abbia in mente, poi io non conosco le dinamiche organizzative del CNF, quindi non lo so, al massimo ci dice qualcosa Daniela. Se per caso esce questo codice di condotta e noi aderiamo, quindi come categoria al codice di condotta, il codice di condotta diventa un ombrello che ci tutela, se rispettiamo il codice di condotta veniamo ritenuti correttamente soggetti che hanno correttamente adempiuto al regolamento in generale. Però non so se metterla lì come una cosa non plausibile, verificabile. Nell'immediato non credo. Appunto, nell'immediato non se ne sta parlando. Potrebbe accadere adesso, no, su questo assolutamente non sono in grado di fare pronostici, anche perché il rapporto, io lo chiamo ancora garante, non è dei migliori, per cui non so quanto sia possibile. Io invece adesso faccio l'avvocato non diligente. Arriva il cliente, nuovo cliente, persona fisica, perché adesso proviamo a concretizzare tutto quello che ci siamo detti. Se sono bravo, apro il mio fascicolo e sicuramente sulla copertina all'esterno non ci deve essere il nome o nulla di identificabile. Per cui cliente nuovo, nel senso che l'hai già acquisito come cliente. Un cliente. Che è già diventato tuo cliente. Mio cliente. Che ti ha conferito il mandato. Per cui io devo avere un fascicolo dove non deve essere identificato il cliente, no. Per cui ho un numero e poi ho il corrispettivo, ho un codice a barre o altro sistema. Questo è uno. Dentro al fascicolo sicuramente, e qui mi rifaccio anche alla normativa riciclaggio, devo avere i suoi documenti, copia di documento di identità, codice fiscale. Se è una società devo avere la visura, devo avere il conferimento dell'incarico, l'informativa, devo avere l'adeguata verifica o comunque qualche appunto sull'adeguata verifica per... Sì, l'adeguata verifica la puoi usare con carta d'identità e nell'oggetto nel conferimento dell'incarico c'è una parte dedicata all'oggetto, ci scrivi l'oggetto e quello è... La prestazione professionale che dovresti andare a rendere, sì, giudiziale, stragiudiziale. Se poi lo ampliamo... Ok, man mano integri. Man mano integro. Interesse. E questa è la parte così, cartacea, sì. O anche
cioè telematica, se voglio, se ho il fascicolo telematico, comunque del PCT, parlo del fascicolo di studio, ho scansionato tutto, ho tutto lì, comunque ho tutta la parte così indispensabile, chiamiamola in questo modo, per iniziare un rapporto professionale. Sì. Poi io invece ho tutto quello che devo fare come studio per garantire quei dati. Perché voi prima, quando parlavate del DPO dell'ospedale, della struttura ospedaliera, eccetera, io penso a quei colleghi che fanno responsabilità medica. Cioè, ma mica solo loro, tutti quelli che fanno diritto di famiglia, che hanno bancario, dati, tutti i penalisti che trattano dati relativi a condanne penali e reati. I dati però sono sempre quelli, e giudiziari sensibili li abbiamo sempre dovuti trattare. L'hai detto adesso, li abbiamo sempre dovuti trattare, cosa che, anche se noi ripetiamo questo convegno con gli aggiornamenti una volta all'anno, adesso a parte alcuni, o perché particolarmente sensibili all'informatica o particolarmente diligenti, secondo me metà di noi non sa neanche come li sta trattando. Sì. Giusto? Giusto, non lo so, chiediamolo. Sono tutti qua, quasi, no. Se non lo sa, mi offendo personalmente quasi. Adesso escludiamo Ferdinando, Mattia e qualcun altro. Se cominciamo a chiedere ogni quanto viene fatto il backup, che questo è uno... È automatico. Cioè, lo preimposti. No, lo preimposti il backup. Togli alcuni di loro. Non l'ho preimposto, io l'ho preimposto all'informatico il backup. Se hai il server è automatico. Se hai solo client lo fai su chiavetta. Vabbè, dipende, dai, però siamo nel 2018, ragazzi, però se abbiamo dubbi, Stefano, ancora oggi sul backup, allora vuol dire che sì. Che poi paradossalmente il backup vuol dire, e se non sei però connesso vuol dire che sei protettissimo, perché nessuno ti distrugge niente, ma teoricamente ogni volta, adesso sì, una volta si faceva, una volta sì, io almeno ce l'ho preimpostato, non so quante ore. Sì, Stefano, tu ce l'hai preimpostato, perché o l'hai fatto preimpostare, l'ho fatto preimpostare, non l'ho preimpostato io. Però se cominciamo a fare un sondaggio e chiediamo ad alcuni di noi, facciamolo, chi è che fa il backup? Soprattutto ogni quanto tempo? Beh, io guarda, cioè, che è la stragrande maggioranza. Vi posso fare una domanda? Da quant'è, poi arrivo, da quant'è che non controllate se il vostro server NAS del backup è acceso o spento o c'ha la spina attaccata? No, il server NAS ve lo dico, perché quando mi ha preso il CryptoLocker, io molto serenamente sono andato al mio backup e ho scoperto che le signore delle pulizie, spazzando, l'avevano urtato e staccato la presa. Quindi sì, è vero, mi era arrivata la mail, non l'ho letta la mail. Gravissimo. Ve l'ho detto che io sono qua ospite, cioè non è... Dai, finisci. No, scusami. Volevi dire... No, la Daniela devi finire però. No, volevo appunto, anche il 14 di luglio dell'anno scorso con Chicco avevamo fatto un minimo di lista della spesa, esatto, delle cose che vanno fatte, ma credo che da allora ad oggi, non dico che siamo rimasti come allora, ma... Ma abbiamo peggiorato, perché poco, allora siamo stati un pochino più sul generale, oggi siamo poco andati un è cambiato più. È chiaro che tutto questo porta dal 26 di maggio in poi a un livello di responsabilità più alto, molto molto alto, sì, soprattutto quando io devo andare a comunicare al cliente, ma non perché glielo devo tenere nascosto, ma perché gli devo andare a comunicare, sono obbligata a farlo, che ho subito un attacco, sì, per cui i suoi dati non so che fine hanno fatto. Adesso vedo l'avvocato Baraldi, qui mi viene in mente una separazione giudiziale da coltello,
dove ho memorizzato dichiarazioni dei redditi piuttosto che relazioni di investigatori o altro, che non sappiamo che fine hanno fatto. Sì, sì, ho capito. Cioè, per cui non è che adesso siamo arrivati, ci stiamo avvicinando a quel punto zero dove se finora abbiamo fatto una cosa sì, due no, il backup una volta al mese, ogni sei mesi, perché... Sì, no, hai ragione, ecco. Quante volte le ho sentite dire queste cose? Beppe ha detto una cosa che non avevo in mente, polizza professionale, che non sia il caso di verificare la copertura della polizza professionale, che secondo me prevede, almeno la mia lo prevede, la distruzione o perdita di dati. Vabbè, ok, guardiamola, ho detto, ognuno se la guarda, la sua, e ci fa un ragionamento in più. Che siamo esposti a maggiore rischio, secondo me è vero, ma anche perché questo regolamento dà un'apertura all'interessato, perché gli dà una connotazione, diciamo, maggiore nel rapporto di quella filiera di cui vi parlavo prima, cioè nel rapporto a tre. C'è un aumento di responsabilizzazione del titolare, ma perché dall'altra parte c'è un aumento dei diritti dell'interessato. E a me il diritto che fa più paura è il diritto all'accesso. Perché il diritto all'accesso, che detta così è un diritto ancora abbastanza sconosciuto, adesso sta iniziando a emergere. Lo vedono in un ambito pubblicistico, non privatistico, ma sia l'accesso civico, sia l'accesso agli atti, che addirittura è datato 1990 l'accesso agli atti, ma l'accesso civico è quello della trasparenza, corruzione, eccetera, prevenzione, corruzione e trasparenza, stanno iniziando ad usarlo. Soggetti più o meno legittimati a farlo, ovviamente, però questo, che è un diritto invece del diretto interessato, io ieri mentre studiavo, comunque ripassavo, mi ero fatto la domanda del cliente sulla portabilità che cambia l'avvocato, e quindi io gli do una copia di tutto il fascicolo cartaceo, che è la regola anche da codice deontologico, non posso trattenere, ma questo qua non c'entra niente, devo tenere le mie copie per adempiere gli obblighi fiscali, per adempiere l'ordine e poi dopo però mi pianta lì il diritto alla portabilità. Io li voglio tutti in formato elettronico, intellegibile, che lo possa rendere interoperabile. C'è chi dice di no. No, quelli che hai reso informatici me li dai tutti. No, non è che devi trasformare tutta la carta in informatico. Però... Se, sì, ok, infatti quello che ho trasformato glielo do, ok, però è una richiesta a cui noi sì, è una richiesta a cui noi non siamo abituati, cioè non c'è mai fatta questa se richiesta. Un cliente ti chiede se un cliente ti chiede copia del fascicolo glielo dai anche se non c'è la legge sulla privacy? Assolutamente, sì. Sì. Allora, no, ma l'informativa non deve essere firmata, non è un obbligo. Prima Stefano lo suggeriva come buona prassi, perché il tema
È chiaro, il tema è quello della... Allora, in primo luogo persone fisiche e persone giuridiche. Non importa in che stato sia la società, l'interessato è definito come la persona fisica a cui si riferiscono i dati. È evidente che ci sono delle persone giuridiche trattare i cui dati comporta obbligatoriamente trattare anche i dati di alcune persone fisiche, le società di persone, cioè è impossibile trattare i dati di una ditta individuale, anche se è una partita IVA, senza trattare i dati della persona che la integra. E quindi il problema sull'adempimento degli obblighi andrà fatto proprio con riferimento a questa distinzione. Se il dato è esclusivamente di una persona giuridica, che sia anche il dato del fallimento, non interessa, non è protetto. Non lo è oggi e non lo era prima. Da questo punto di vista il regolamento ha ribadito ciò che già era prima. La nostra normativa, il codice privacy, quando è entrato in vigore, aveva la pretesa di tutelare anche i dati delle persone giuridiche. Perché l'interessato era invece definito persona fisica, giuridica, ente, associazione cui si riferiscono i dati. Ma è stato poi modificato nel tempo, sono anni che già questa distinzione non c'era più. E la scissione andrà operata in quel senso. Se il trattamento riguarda solo dato di persona giuridica fuori dal perimetro, se stiamo parlando dei dati del legale rappresentante, non... dei dati del legale rappresentante, non della società di cui il legale rappresentante era tale, allora bisognerà porsi il problema di regolare la propria posizione col legale rappresentante o chi per lui. Cioè il penalista che difende il legale rappresentante in sede penale è una persona fisica, il legale rappresentante di un'azienda. Secondo me dovrebbe averci pensato la ditta fallita, di un fallimento. Sì. Sì. Io gliela manderei. Sì, ci sono procedure, giustamente rilevava la collega, che comportano il trattamento di diversi soggetti, per esempio faceva il caso della curatela fallimentare che si deve occupare dei trattamenti dei dati, delle insinuazioni dei dipendenti. E allora come regolarizzare il proprio rapporto con i dipendenti dal punto di vista dell'informativa? Allora, sinceramente sono cose che non si possono regolamentare uno a uno, è praticamente impossibile. Io non lo so se vi piace il suggerimento, ma mettete una bella informativa generica sul sito internet. Cioè il concetto è, non avete un problema di consenso, perché sono tutti trattamenti che possono essere effettuati, adesso non entro nello specifico, ma ritengo senza avere l'obbligo del consenso del diretto interessato. Quindi non avete un problema di consenso. Il tema dell'informativa in un'attività del genere, mettetevela sul sito internet, se avete un sito internet di studio, spiegate quali sono le finalità del trattamento, sono sempre le stesse, non devono essere individuali. Io non credo, attenzione, da questo punto di vista non è cambiata una virgola, non è cambiata una virgola rispetto a prima, uguale. Stiamo, valutate anche un po' l'ambito di rischio del... Siate diligenti, mettetevela sul sito e io credo che possiate stare tranquilli. Perché ha il sito, poi se uno non ce l'ha il sito... Cioè c'era anche quella, la fissione dell'informativa in studio. Eh sì, cioè, però quello non ci arriva. No. Quella è gente che non ci viene in quella, studio. Però i dipendenti di un fallimento non li vedrà mai, no, il curatore. Però un altro modo che era di dare la notizia era quella di... incorniciarla e metterla in studio. La comunicazione a tutti i creditori la inserisco nel 92, anche solo con richiamo al sito, raggiungo l'obiettivo di informare tutti. Sì. Io non so cos'è il 92, ma va bene. Ok, va bene. Sì, no, l'avevo capito che poteva essere una cosa del genere. Cioè, tipo una pubblicazione, una fissione, ok. Sì.
Connessione a tutti. No, essendo una comunicazione che va a tutti ai creditori conosciuti, allora, sì. Ovviamente. Conosciuti, vabbè, ah, per forza. Il curatore fa questo primo invio massivo. Vabbè, la inviate la comunicazione. Beh, del la prova 92. Dell'invio ce l'ho. Se la, la inviavi. Sì. Bene. Nessun'altra domanda? Andate a casa tutti così leggeri? Scusa, bisogna che ti alzi perché altrimenti gli altri non sentono e alzate il tono della voce o venite qui al microfono. Oddio, cos'è successo? Qualcosa del genere. No, dovete... ma ancora non lo sa nessuno che cosa dovete comunicare. Non esiste uno schema. Dovete comunicare che è successo un casino. Cioè, però il vero tema della comunicazione, essenzialmente, è se dal data breach c'è la possibilità che il dato sia stato diffuso, quindi carpito, ed è questo che dovete comunicare, se c'è questo rischio, o se c'è il pericolo che il dato sia stato cancellato o distrutto, quindi se l'avete perso. Sono queste le due macro aree di rischio che devono formare oggetto di comunicazione. Se succede una cosa del genere, effettivamente il diretto interessato ha diritto di saperlo, il garante idem. Comunque, per puntualità del dato, l'articolo è il 33, quello sul data breach del regolamento, e il paragrafo 3, non il comma, lo qua li chiamano paragrafi non comma, dice che la notifica della violazione deve contenere almeno e elenca quattro ipotesi, cioè quattro tipologie di informazioni più che ipotesi. Cioè, quindi l'articolo ti dice almeno il contenuto minimo che deve avere la tua notifica di data breach all'interessato. Ok? Nella speranza che non avvenga, mai, o che avvenga. Il problema della notifica è appunto che lì nasce, nel momento in cui l'interessato pone a conoscenza, potrebbe appunto sorgere il problema che dopo dovrebbe dargli il riscontro di quello che poi tu avevi fatto per evitare la violazione informatica. Anziché il brusio, se ci sono delle domande, finché abbiamo l'avvocato Zironi e l'avvocato Colomba a disposizione, approfittiamone. Allora, io vi dico una cosa, che non sarà tranquillizzante a prescindere. Vai. Il diritto all'oblio nell'ambito della nostra attività... Nell'ambito della nostra attività non esiste. Non esiste? No. Che poi si chiama diritto alla cancellazione, ma qui è pensato come il diritto all'oblio della sentenza Google Spain, però non è riferibile, secondo me, più di tanto alla nostra attività, ma a chi naviga, ai naviganti della rete. Pensate che questo regolamento, per dirvela, forse alcuni lo sanno, la maggior parte forse no, ha abbassato il limite d'età dei minori per chi fruisce i servizi dell'informazione. Non lo sapevate? 16 anni. Quindi il consenso, i minori, non c'è più il consenso del maggiore sui 18, ma c'è un consenso del minore che è stato abbassato a 16 anni. Solo quando fruisci dei servizi della società dell'informazione, quindi solo quando ti iscrivi a un social network. Addirittura, lo stesso articolo 8 dice che gli Stati membri potrebbero per legge abbassare ulteriormente questo limite di età ed arrivare però non sotto i 13 anni, perché è un altro dato che rende l'idea che questo regolamento vuole andare verso una determinata categoria di soggetti, no? Da controllare / sanzionare, però è abbastanza bizzarro, e anche da un punto di vista di applicazione del diritto mi viene da dire non così semplice, come mi abbassi la maggiore età dai 18 ai 16. Io ho aiutato un ragazzo che ha fatto un social network musicale,
che è uscito da poco, non faccio il nome per non fare sponsor o per, che per tutta la parte normativa della privacy, e abbiamo previsto proprio questa facoltà che fino appunto ai 16 anni poteva essere lui che si iscriveva al social network. Al di sotto richiedevamo un passaggio online, anche che fosse che ci desse la mail del genitore, comunque che ci dicesse un indirizzo da sparare poi al genitore, chiedere. Poi uno dice: ma io rubo sull'età, è vero, uno falsifica il dato sul sito mentre naviga. E noi non lo scrivevamo, cioè, insomma avevamo pensato, comunque avevamo trovato un sistema per avere una garanzia abbastanza sicura che non si iscrivessero minori di 16 anni. E guardate che queste problematiche sono reali. Poi il diritto qua annaspa, cioè non gli riusciamo a correre dietro con il codice civile o col codice penale, forse ancora meno col codice civile che col codice penale, però il regolamento prevede i 16 anni, quindi dai 16, che poi altro non sono che i vecchi grandi minori, no? Per determinate tipologie di diritto di famiglia o sul principio di autodeterminazione. Questo regolamento di fatto ci dà un nuovo principio di autodeterminazione al trattamento dei nostri dati personali. Questo è forse la chiosa che possiamo fare conclusiva. Cioè ci responsabilizza molto di più chi li tratta da un certo punto di vista, ma dà anche molti più diritti all'interessato, ed è questa la cosa che a me onestamente un po' preoccupa, perché nel momento in cui gli dai più diritti, allora bisogna essere pronti poi eventualmente a sapergli rispondere nel momento in cui lui ci fa una richiesta. Poi il cliente dipende, insomma, certe volte il cliente è rimasto uguale, non è cambiato, ha un'arma in più per poter però fare una verifica di come gli abbiamo trattato i dati, in un mondo dove, e parlo del nostro mondo, i dati spesso sono sensibili, ma nonostante ciò spesso li troviamo nei corridoi dei tribunali. Però questo è il paradosso della privacy, no? Cioè proprio, ci sono degli studi sul paradox privacy, quindi. Però insomma, questo è quanto. Andiamo a fare tutti il DPO, o chi vuole fare il DPO, io e Vittorio siamo ben contenti di individuarlo così. Mattia voleva fare il DPO. Mattia è già pronto per fare il DPO, sicuramente. Mattia l'ha detto diversi mesi fa. Sicuramente è una buona opportunità. Io penso che possa essere un'opportunità professionale, però bisogna almeno un po' studiarsi la normativa, e poi il nostro mestiere è anche studiarsi. Vittorio, la domanda. Alzati. Allora, dico la domanda ad alta voce per chi non l'abbia sentita. La domanda è: come studi legali deteniamo anche molti dati non dei nostri clienti, magari anche delle controparti. Se si dovesse subire un attacco informatico, che cosa siamo costretti a comunicare? A qualcosa anche a loro? Allora, tenete presente il senso di queste disposizioni. Il senso di queste disposizioni è che gli attacchi informatici, ahimè, sono già una minaccia seria oggi, in futuro lo saranno probabilmente ancora di più, e il rischio è quello di perdere la disponibilità dei dati, e noi obiettivamente deteniamo dei dati che sono molto delicati, non solo quelli dei nostri clienti, anche quelli altri. Ora, il senso è anche comprendere che l'attacco che hai subito tu oggi lo potrebbe subire qualcun altro in maniera assolutamente identica domani mattina. Il comunicare di essere stati vittime di quell'attacco serve innanzitutto a darne visibilità e a
consentire di adottare le contromisure necessarie e di consentire al diretto interessato, i cui dati sono stati violati, di saperlo e di proteggersi. Quindi certo, anche alle controparti, il senso è quello, attento perché rischi domani mattina di finire sul giornale perché, ahimè, un bravo hacker è entrato nel mio computer e ha preso e spazzolato tutto. Ok, attento, rischi che effettivamente, non lo so, di subire un furto perché, ahimè, hanno preso tutti i miei atti giudiziari e ora sanno che tu sei ricchissimo perché hanno visto le indagini patrimoniali che conservo sul mio fascicolo. Il senso è quello, il senso è quello. Anche delle controparti, anche perché delle controparti. Dal punto... No, ma li hai. Non è importante che tu li abbia acquisiti. Il concetto è che tu quei dati legittimamente li detieni all'interno del tuo ufficio. Allora fai conto di sapere dati riservatissimi di natura personale, finanziaria, patrimoniale, anche delle tue controparti. Il senso delle disposizioni sull'attacco informatico è quello di informare chi ne è stato oggetto. Tu sei stato il tramite, ma chi è stato vittima dell'attacco informatico è il proprietario dei dati. No, la domanda era un'altra e la domanda era che cosa fare in caso di attacco informatico, debbo informare anche la controparte. No, è evidente che tutti gli obblighi relativi all'acquisizione del dato che voi avete, li avete nei confronti dei vostri clienti, non è applicabile null'altro nei confronti delle controparti, primo tra tutti il consenso, non esiste il meccanismo per cui, scusa, avrei intenzione di farti causa, posso avere il tuo consenso, non dovete fare niente. Quello che dicevo a proposito dell'attacco informatico riguarda anche le controparti, perché è una possibile violazione anche dei loro dati, nient'altro. Diritto all'accesso, diritto... Andare informativa alle controparti? Oh. Vabbè, ma fa parte del nostro mestiere, però. Lo traduco in un esempio, gli estratti conto della controparte. No. Lecitamente e o legittimamente? Sì. Ma anche quando il cliente mi viene in studio, lecitamente. Allora basta. Quelli della controparte? Sì, perché stai parlando di quelli. Sì. Sì. Però non devi rendere l'informativa alla controparte. Sì, sì, sì. Li proteggi, cioè il concetto è li proteggi con livelli adeguati al rischio, li proteggi da titolare o con il responsabile del trattamento. Leggi il contratto. Perché un conto è la proposta commerciale, altro è quello che poi c'è scritto nel contratto. Io dovrei chiedergli di mallevarmi da questo, per esempio, da questo punto di vista. Sì. L'RSO, che loro dovrebbero avere considerata la struttura di questi dati che gestiscono, tanti professionali. Ma il mondo del cloud riguarda ormai i dati di quasi tutti, di tutte le categorie. Penso che siano in cloud anche i servizi sanitari per certe cose. Quindi, ragazzi, però chi se ne va per favore in silenzio, perché qualcuno ancora... Avete deciso voi che il convegno è finito? Nessuno lo ha detto, eh? Se poi qualcuno si trova i crediti tolti non si venga a lamentare, nessuno ha detto che il convegno è finito.
per noi è finito, nel senso che volendo vi teniamo qua anche fino alle 8 e io volendo vado a parlare. Ieri l'altro ero a parlare di questo argomento alle associazioni di volontariato a Modena. Ho parlato 2 ore e mezza, mi sono reso conto che non gli avevo detto praticamente niente, ma tutti di seguito, che secondo me li ho storditi, in effetti, anche perché erano i presidenti di associazioni di volontariato, quindi potete immaginare cosa potevano sapere di privacy. Poi c'erano le signore più attente, c'era la nostra ex dirigente Livonne Pavignani, che invece lei era venuta lì, che lo conosco, ed erano tutti preoccupati, perché chi opera volontariamente in un ambiente di volontari, dove però ci sono dati sensibili, anche sti qua navigano nel buio e non sapevano di cosa si stesse parlando. E allora, facendo una parametrazione ad oggi, ho detto: io ho parlato 2 ore e mezza, non gli ho detto praticamente niente, devo parlare 45 minuti, gli dirò un quinto di quello che gli devo dire. Poi invece no, qualcosa sono riuscito a dirvi. Ci saranno aggiustamenti, secondo me, in corso d'opera sull'interpretazione, che non dipenderanno da me e da Vittorio, ma che dipenderanno appunto da quello che potrebbe uscire come norme, anche se continuano a farle però su larga scala e poi mi danno quelle 4 definizioni, non ci usciamo. Quello che ci siamo ripromessi come ordine, come abbiamo fatto la volta scorsa, è di buttare nel sito i modelli, che sarà l'informativa 13, informativa 14, che ognuno però dovrà parametrare il proprio studio, così ci capiamo. Informativa dipendenti, l'atto di nomina del responsabile del trattamento, una bozza di atto di nomina di DPO, di atto di designazione di DPO, poi non li ho in mente tutti, un'istruzione dell'incaricato, che però è molto simile al vecchio sistema, ma bisogna solo aggiornarla con il riferimento normativo. E poi dopo, adesso onestamente non mi viene un'informativa libera, diciamo, non nei confronti del cliente, ma un'informativa per un fornitore commerciale, quindi un nostro fornitore dello studio di natura commerciale, che può essere qualunque fornitore di beni o di servizi. E poi bisognerà sicuramente parlare col proprio amministratore di sistema e o informatico, se ce l'abbiamo, il quale dovrebbe essere nominato responsabile. Il mio si è già rifiutato di farsi nominare responsabile del trattamento, e gli ho detto: benissimo, allora me ne troverò un altro, però comunque il responsabile del trattamento, questo è un soggetto, si accede ai dati, qualunque sviluppatore abbiate che in cloud vi accede al computer va nominato responsabile del trattamento, perché lui in remoto entra nel computer, e se vede le banche dati va nominato, questo non l'ho detto, ma per me era una cosa abbastanza normale. Anche prima però valeva, non è che allora lo nominavamo amministratore di sistema, okay, ma adesso mi fa responsabile del trattamento. Gli studi più grandi, anche qui a Modena ci sono, e che hanno dipendenti amministrativi, segretarie 1, 2, 3, le cui buste paga vengono fatte all'esterno, il consulente del lavoro e o l'associazione di categoria è responsabile del trattamento, perché nella busta paga ci sono sicuramente dati sensibili. Ok? Mi vedo delle facce titubanti, ma questo però non era diverso da prima. Non era così chiara la natura del responsabile del trattamento. Questo regolamento invece adesso il responsabile del trattamento lo irrigidisce o comunque lo qualifica con questo contratto, eccetera. Altre domande? Di qualunque tipo? Lassù. Non vale, sei di fianco al mio studio, me lo viene a chiedere poi. No, non ti voglio studio. Il commercialista, faccio il repeat, il commercialista, il nostro commercialista che tratta i dati, le fatture, basta, l'oggetto della fattura, contabilità, beh, la contabilità però sarà sui fornitori di natura commerciale. Il commercialista come entra nei dati dei clienti, nei dati sensibili dei clienti? Sì.
Sì, potenzialmente anche il commercialista. Sì, sì. Anche il commercialista. Però l'ordine degli avvocati di Modena nominerà responsabile lo studio esterno di consulenza fiscale barra tributaria barra amministrativa. Sì. Dimmi. Responsabile del trattamento. Sì. Assolutamente no. No, la mia paura è che vi chiedano dei soldi, che ci chiedano dei soldi. No, io non sono d'accordo. Vittorio non è d'accordo, quindi vedete 0-0 per adesso, 1-1, quindi non cambia niente. Per me il commercialista è un autonomo titolare di trattamento che ha i suoi obblighi, ha le sue cose, e nominare il commercialista come responsabile del trattamento è come quando si fa la domanda nomino l'avvocato responsabile del trattamento. No, voi non siete i responsabili del trattamento dei vostri clienti, voi siete tutta un'altra cosa. Lui è il nostro consulente, lui titolare. Per noi, quindi è ruolo quindi, invertito. Lui quindi... è un autonomo titolare di trattamento che non acquisisce i dati, in prima persona, perché li acquisiamo noi dei nostri clienti e poi eventualmente sono trasferiti a lui, ma ha i suoi obblighi, ha le sue cose. Non è... Sì. Sì. In qualità di autonomo titolare del trattamento. Allora, il ruolo di chi fa le paga è... Sì, anche il ruolo di chi ti fa le paga, guarda. Sì. Tanto al braccio. I domiciliatari. I domiciliatari, secondo me, se sono... È diverso dal semplice sostituto d'udienza, Autonomi titolari di trattamento. Sì. Io non vedo come obbligatoria nei confronti di alcune di queste figure nessun genere di nomina, sono sincero. No. Però rimangono soggetti, quindi comunque responsabili, se sono autonomi titolari. Ma certo, cioè, non ricevono il nostro atto di nomina, ma questo non vuol dire che non ha... voi siete, diciamo così, siete voi domiciliatari dei dati di altri legali. E che questo che cosa significa? Che all'interno dei vostri studi avete un patrimonio informativo da proteggere, da tutelare, non perché ve lo dicono i titolari delle cause, ma perché avete una responsabilità a prescindere, siete depositari di quelle informazioni e tenuti a proteggerle adeguatamente. Idem il commercialista, idem i professionisti che esterni allo studio, di cui ci si avvale. I consulenti di parte? Consulenti del lavoro, non so. Per esempio, un CTP? Per me sono tutti titolari autonomi di trattamento. Non puoi nominare il tuo consulente tecnico di parte psichiatra responsabile del trattamento. Lui è un autonomo titolare. Ne risponde in quanto autonomo titolare. Allora, sapete qual è la differenza, giusto per intenderci? Prima Stefano diceva che tra responsabile e titolare c'è un vincolo di solidarietà civile in caso di risarcimento del danno. Questo significa che se il responsabile del trattamento combina guai, a risponderne sono solidalmente il responsabile e il titolare. Non esiste. Se io ho un domiciliatario o il mio commercialista è vittima di un attacco informatico perché ha le password da 2 caratteri e quindi tutti i dati vengono e risponde lui. Non è che posso essere chiamato io a risponderne. Lui è un autonomo titolare da questo punto di vista. Ah, non ho quest'obbligo. Se io come domiciliatario di una procedura mi perdo i fascicoli, non ne può rispondere anche il titolare della causa. Sono profili di responsabilità che non si sovrappongono. Spero. Bravo, spero. Se invece lo nomino e c'è un contratto e ci sono i compiti, allora quello sarà
il documento dal quale deduco qual è la sua parte di responsabilità e qual è la mia parte di responsabilità. Però sono tutti ragionamenti che facciamo così, sulla carta, perché di fatto speriamo non di doverli mai verificare personalmente o professionalmente. No, cosa ho fatto? Cosa ho verificato personalmente? Dimmi. Grazie. Sì, esistono dei format. Sì. Esistono dei format. Quello che non troverai è il costo. Una schizofrenia totale. Totale. No, esistono, sì. Però contratto che poi ho atto di designazione, però è meglio che sia un vero e proprio contratto dove metti almeno i contenuti minimi della norma, del regolamento, e poi ecco, quello che non si trova nei contratti, quelli che ci sono anche già in rete, è la quantificazione della prestazione, se quantificata, perché lì è non si può sapere. A peso forse, no, non lo so, non lo sappiamo, cioè va a, sì, a occhio. Vi faccio un esempio di natura diversa. Preventivo per fare invece il consulente sugli adempimenti del regolamento, quindi non per fare né l'RT né per fare il DPO, le aziende vogliono vedersi arrivare comunque un preventivo a giornate uomo con costo orario del professionista, sia che sia avvocato, sia che sia consulente aziendale, eccetera, e lì usano tutti il criterio, almeno le aziende private, i giorni di lavorazione, chiamiamolo così, misurati su 8 ore lavorative e il costo orario, quindi una tariffa che per noi è la tariffa oraria. Questo è quello che si vede in giro. Quindi 3 giorni, un professionista ha 100 euro al giorno, sono 800 per 3, no? Giusto? Sì, 800 all'ora, 800, 2004, sì. Sono pessimo a fare i conti, quindi mi potrei sbagliare anche in questo semplicissimo calcolo. Bene, non ci sarà altro convegno però, giusto Dani? Esatto, che ne parliamo tra 2 anni, addirittura non tra un anno. Diventa biennale questo incontro. Esatto. Arrivederci a tutti.